Definirlo così brevemente è quella capacità che possiamo avere di tradurre in azioni alcune idee che ci possono passare nella mente in base alle esperienze che possiamo fare. E mi piaceva, prima di passare la parola al dottor Richini, responsabile della ricerca sull'imprenditorialità di ISFOL, ve ne parlerà magari personalmente più nel dettaglio poi lui, mi piaceva iniziare da uno stralcio di un'intervista riportata su un libro di Martha Nussbaum, che è una filosofa statunitense, e che riprende un pezzo di un'intervista della rettrice di Harvard, la quale dice: l'istruzione superiore può offrire agli individui e alle società un'ampiezza e profondità di visione che non esiste nella miope contemplazione del presente. Gli esseri umani hanno bisogno di sentimento, comprensione e prospettiva almeno tanto quanto di lavoro. Il problema, dice, non è se di questi tempi possiamo permetterci di credere in questi obiettivi, ma se possiamo permetterci di non crederci. Lascio la parola al dottor Richini e vi auguro buona giornata. Grazie. Non so se devo usare questo oppure. Ok. Se solo sapessi. Fallo tu. Questo poi magari ce lo passano i ragazzi che devono fare Sì, delle sì, sì. domande. Mi siedo. No, allora vi racconto brevemente che cosa faccio, perché almeno si crea anche la cornice di questa mattinata. Io sono un ricercatore dell'ISFOL e da un po' di tempo abbiamo avuto una riorganizzazione all'interno dell'istituto che diciamo che ha ufficializzato quello di cui già ci occupavamo, no? Ogni tanto le organizzazioni formali e le organizzazioni informali vanno ognuna per conto loro, poi si riallineano. Precedentemente l'istituto si occupava di alcune tematiche suddividendole per aree. E quindi l'area nella quale io lavoravo era l'area della formazione continua, ovvero tutto ciò che riguarda studi, ricerche e assistenza tecnica alle regioni, al ministero e ad altri enti o attori del dialogo sociale che ce lo richiedevano. Appunto sui temi della formazione continua. Dopodiché la riorganizzazione ha spacchettato quest'area in due, quindi una delle unità di ricerca, non la mia, si occupa prevalentemente di politiche e dell'integrazione tra le politiche per la formazione continua, integrazione tra i soggetti, politiche, risorse. E la mia si chiama Modelli e strumenti per la formazione, la managerialità e l'imprenditorialità. Vi dico da subito che non ci occupiamo solo di manager e di imprenditori, no? Perché non avrebbe. Mi devo muovere il meno possibile. Ok. Perché non avrebbe molto senso. Adesso non mi ricordo quanti siano in tutto, però ci rivolgeremo soltanto a 1.800.000 persone, considerando anche il pubblico, e non ai 20 milioni di lavoratori che abbiamo in Italia. In realtà, come voi vedete, perché inizialmente quando mi presentarono la declaratoria, ebbi la fortuna di vedere la declaratoria della riorganizzazione prima che uscisse. E c'era scritto modelli e strumenti per la formazione dei manager e degli imprenditori. Io ho detto per carità no, perché il problema che noi intravediamo non è quello dei manager e degli imprenditori, ma della manageriarietà e dell'imprenditorialità, ovvero di una diffusione di modelli di lavoro e di riorganizzazione dei luoghi di lavoro dove vengono acquisite competenze che ridisegnino i rapporti di lavoro e proprio il concetto di organizzazione del lavoro. Che cosa facciamo in genere? Noi facciamo alcune cose sistematiche, nel senso che ogni anno facciamo le stesse cose. Una delle cose che stiamo facendo, della cosa che più mi sta stressando in questo periodo, è il rapporto al Parlamento sulla formazione continua. La consegna è il 30 novembre, quindi inizia un tour de force. È una vera e propria ricerca di per sé.
Facciamo il monitoraggio di tutto ciò che viene finanziato dai fondi interprofessionali. Sapete tutti cosa sono? Non proprio, vabbè, allora poi dopo lo riprendiamo. Comunque sono le organizzazioni del dialogo sociale, quindi costituite a metà dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali, buongiorno, che gestiscono finanziamenti per la formazione delle imprese che si associano a quei fondi. Apro una parentesi e la richiudo, quindi. I lavoratori dipendenti pagano all'interno del loro monte salari uno 0,30, che una volta era il contributo contro la disoccupazione involontaria. Rovesciando le logiche ed entrando in una logica di politiche attive, non di politiche passive, quello 0,30 è andato a finanziare una legge, la 236 del 93, attraverso la quale quei fondi potevano essere riutilizzati per fare formazione per le imprese. E questa cosa transitava attraverso le regioni. Dopodiché si sono costituiti i fondi interprofessionali sul modello degli OPCA francesi, che quindi ricevono questo 0,30 e poi lo riversano per fare formazione ai lavoratori delle imprese che hanno deciso di aderire a un fondo piuttosto che un altro. In alcuni casi si può arrivare a due fondi, per quanto riguarda per esempio i fondi per i dirigenti, no? Che sono separati da quelli generalisti. E questa è un'altra delle attività che facciamo, vi dicevo. Elaborazione dati dalle varie fonti che abbiamo, conduzione di ricerche ad hoc, e come vi dicevo, assistenza tecnica per quanto riguarda l'implementazione di policy, no? nelle regioni piuttosto che presso il Ministero del Lavoro. Noi ci siamo trovati 2 anni fa ad avviare un'attività sull'educazione all'imprenditorialità. L'abbiamo fatto un po' di nascosto, perché poi voi, come vi immaginate, in tutte le organizzazioni, quando si tocca qualcosa che è di confine, perché per noi è di confine, ci possono essere gelosie da parte di altri che dicono no, ma quella roba lì è roba mia. No? Allora, l'educazione all'imprenditorialità è un tema che riguarda i giovani che sono ancora inseriti nel mondo scolastico, mentre noi ci occupiamo della formazione dei lavoratori che sono usciti dal ciclo scolastico. Però insomma l'abbiamo fatto passare come precondizione per, no? E quindi abbiamo iniziato a occuparci di educazione all'imprenditorialità e il tema ha preso molto campo, e in quest'ultimo periodo voi sapete, che sarà poi una delle cose che ho intenzione di dirvi, diciamo, in chiusura della mattinata, perché fa parte degli sviluppi dei temi. Voi sapete che sta partendo dal gennaio del 2014, dovrà partire la strategia garanzia per i giovani. Quanti di voi lo sanno? Qua vi chiedo di alzare la mano. Ok, perfetto. No, perfetto. La garanzia per i giovani, io ho scoperto, dopo un po' che se ne parlava, che in realtà noi l'abbiamo già adottata dal 2000, però questa non ha mai avuto gambe e quindi è soltanto un dispositivo normativo. In realtà da quest'anno qua, dal prossimo anno, la dovremo implementare, e dovremo implementarla seriamente. Sarà una cosa bella e sarà drammatica, perché significa che per tutti, ve la dico in due parole, per tutti i giovani fino ai 25 anni, l'Italia sta chiedendo di estendere il concetto di giovane fino ai 29, in ragione della disoccupazione molto elevata che abbiamo, tutti i giovani entro, lo faccio con la cosa precedente, i 25 anni, che non sono nel ciclo scolastico o nel ciclo formativo o in quello lavorativo produttivo,
devono avere la possibilità, entro 4 mesi dall'uscita da quei cicli, di avere una nuova opportunità che gli consenta di inserirsi nel mondo produttivo. Non vuol dire cercare un lavoro, vuol dire che o vieni reimmesso nel ciclo dell'istruzione o nel ciclo della formazione o vieni avviato al lavoro. È già partito il documento per l'Unione Europea, perché ci sono stati degli stanziamenti, c'è un importante stanziamento dell'Unione Europea per l'implementazione della strategia per i giovani. E anche le regioni stanno disponendo di quelli che saranno i loro fondi di Fondo Sociale Europeo, quindi la nuova programmazione di Fondo Sociale Europeo per intervenire in questo ambito. Noi facciamo parte del tavolo tecnico per quanto riguarda uno dei pezzi, no? Uno degli sbocchi possibili, che è quella della creazione di un'attività autonoma. E questo è un importante sbocco nazionale, diciamo, no? di queste politiche. Le cose che vi volevo raccontare oggi, però, vi pregherò di interagire, perché altrimenti sembra, in 4 ore io non sono più abituato a parlare così tanto, mi sembrerebbe il discorso di Fidel Castro alla nazione, quindi è troppo lungo 4 ore se non interagiamo, ve lo dico da subito. Le cose di cui vi volevo parlare sostanzialmente sono queste. Uno è su manager, imprenditori e competenze, perché questo è un discorso introduttivo, ma sarà abbastanza trattato in maniera ampia, non è introduttivo perché ne parliamo 10 minuti, no, ne parleremo per un bel po', perché sono i contenuti di base su cui poi si fondano tutti i ragionamenti successivi. Quello che ho cercato di fare, ci saranno alcuni dati che io vi riporto. Mi è sembrato utile ragionare sulla Puglia, quindi abbiamo fatto anche delle elaborazioni, riportiamo delle elaborazioni fatte ad hoc per la regione Puglia. Il secondo tema è quello dell'imprenditorialità, quindi che cosa si intende per imprenditorialità, che cosa intende l'Unione Europea, volutamente l'ho messo in inglese, no? Perché poi questo è lo sfondo all'interno del quale ci muoviamo. Non c'è una concezione italiana dell'imprenditorialità, c'è una concezione europea dell'imprenditorialità alla quale noi diamo la nostra caratterizzazione. Vi parlerò delle nostre ricerche. Noi abbiamo fatto una ricerca che ha dato luogo a un documento che sono diventate delle linee guida. Chi vuole implementare, realizzare, programmare delle iniziative di educazione all'imprenditorialità deve sapere che ci sono alcuni fattori chiave che, sulla base dell'analisi che noi abbiamo fatto delle varie iniziative, ci risulta che quelli sono fondamentali per una loro riuscita. Alcune cose sono intuitive, però vale la pena ribadirle, no? Perché non perché siano intuitive non vanno dette, altre magari un pochino meno. E andremo a concludere verso gli sviluppi comunitari, perché c'è un forte impulso da parte dell'Unione Europea allo sviluppo dell'imprenditorialità in tutti i 27 paesi, e su questo è uscito un documento che si chiama Entrepreneurship 2020, no? Che è fondamentale. Se vi dovessi dire, io trovo che sono delle belle letture le raccomandazioni e i documenti dell'Unione Europea, no? Nel senso che sono buone sintesi della letteratura, delle politiche e del buon senso, no? su alcuni temi. Questo documento io l'ho trovato fatto molto bene, nel senso che da qualunque parte rigiri il tema dell'educazione all'imprenditorialità, lì dentro ti ci ritrovi, no? Che si tratti di un imprenditore, che si tratti di un giovane,
che si tratti di un formatore, di chiunque si occupa della tematica, che si tratti di uno che si occupa di microcredito, di finanza, lì dentro ci si trova. E poi gli sviluppi nazionali per quanto riguarda soprattutto la tematica della... non sono al corrente degli N rivoli delle programmazioni regionali, che sono veramente tantissimi, basterebbe pensare alla vostra regione, insomma mettere insieme tutto quanto un po' da capogiro. Quello che vi posso dire è sulla garanzia appunto per i giovani, che cosa accadrà dal 2014 in poi. Questi sono i temi. Ho bisogno di sapere, ma proprio tre parole, di ciascuno di voi, il nome e cosa fate nella vita. Comincia chi comincia. Non, è una cosa molto antipatica dire si comincia da qua, perché uno poi rimane qua. No? Come tocca a me. Quindi chi vuole me lo dice. Inizia. Ecco, l'unica cosa che ha ripreso è la caduta. Sono Giulia, ho 24 anni, mi sto laureando nella laurea magistrale a Padova in politiche dell'Unione Europea. A gennaio partirò in Erasmus a Strasburgo e mi interessa la progettazione europea nelle mie prospettive, insomma, lavorative future. Ok, perfetto, grazie. Sono Emanuela, ho 25 anni e sono una neolaureata in giurisprudenza e indirizzo internazionale comunitario. Anche per me questo è un settore di interesse sia personale che come prospettive future di lavoro. Perfetto. Il microfono poi alla fine ha fatto... Sono Marco Scolozzi, ho 30 anni, sono di Trigase, sono laureato in relazioni internazionali. Ho fatto alcune esperienze sia formative che di stage un po' in giro per l'Italia, tra Roma, Bologna, Oviedo e company. Da poco sto iniziando a lavorare come libero professionista insieme ad altri in una cooperativa di servizi nel mio paese, e tra le varie cose vorremmo anche concentrarsi molto sui finanziamenti in generale e anche sulla europrogettazione. Salve, sono Cristian Romano, io invece sono anche io laureato in scienze, specializzato in scienze internazionali e diplomatiche, ho finito l'università un anno e mezzo fa, ora mi occupo di europrogettazione, ho fatto qualche esperienza all'estero tra Erasmus, Leonardo da Vinci e quant'altro, e niente. Alessio Manfreda, di 27 anni, laureato in relazioni internazionali con master in studi europei, pure io ho fatto stage all'estero con Leonardo in europrogettazione appena finito, quindi sono molto interessato per avere delle esperienze, cominciare in questo momento. Fabrizio Perrotta, 29 anni, sono laureato in geografia e processi territoriali all'Università di Bologna. Successivamente ho avuto delle esperienze in europrogettazione, sia nell'ambito privato, in aziende di consulenza, sia in un programma dell'Unione Europea, URBACT, che si occupa dello scambio e sviluppo di buone pratiche dello sviluppo locale sostenibile e integrato, e a Parigi. Il URBACT ha la sede a Parigi, il segretariato a Parigi, anche se opera a livello comunitario. Ho anche partecipato ad un progetto Leonardo come beneficiario di una borsa di studio, di una borsa di formazione, non di studio. Bene. Sono Selena, ho una laurea triennale in lingue straniere, adesso devo conseguire la laurea magistrale a dicembre, sempre in lingue e traduzione, e niente, sono interessata sia a conoscere che ad aprirmi nuove prospettive lavorative. Sono Chiara, 24 anni. E anche io sono laureata in lingue e letterature straniere e laureanda in traduzione letteraria, e ho avuto varie esperienze all'estero, tra cui, oltre a quella dell'Erasmus, anche un tirocinio,
Il mio percorso, diciamo, prevede, sarebbe orientato soprattutto verso l'insegnamento, però in realtà sto provando ad aprirmi nuovi orizzonti, ecco, anche in questo settore. Bene. Sono Carmine Nacci, ho una piccola impresa turistica, sto seguendo un po' di laboratori per cercare di ripartire in altro modo come start-up. Bene. Sono Sara, ho 29 anni, io sono laureata in Scienze della Comunicazione, specializzata in comunicazione pubblicitaria, alle spalle anche io Erasmus, Leonardo da Vinci, un'altra tirocinio in neuroprogettazione. All'estero sono rientrata a vivere qui da un paio di anni e mi occupo di progettazione europea, collaboro con un ente che fa formazione e si occupa di Lifelong Learning Program e parallelamente un'associazione giovanile che lavora nel campo di Youth in Action e anche del Lifelong Learning Program, e vogliamo spingere anche all'educazione e all'imprenditorialità. Quindi mi interessa molto dare un po' gli stimoli ai giovani di mettersi in gioco. Bene. Sono Davide, sono laureando in Lingue e Letterature Straniere e mi piacerebbe conoscere qualcosa in merito alla loro progettazione. Ho seguito dei corsi di formazione in materia turistica. Mi piacerebbe comunque avere delle conoscenze in più. Bene. Sono Francesca, laureata in traduzione. Dopo alcuni anni passati all'estero, dopo gli studi, sono orientata in Italia. Insomma, ancora sono combattuta dall'idea di riscapparmi, tra virgolette, o magari affrontare una sfida forse anche più impegnativa quanto anche entusiasmante di trovarmi, insomma, un mio sbocco professionale, insomma, personale. Anche il tema della progettazione rientra nella curiosità, insomma, di come, insomma, trovare un'opportunità per poter affrontare questa sfida, diciamo. Salve, sono Emanuele Lezzi, lavoro, non sono qui a titolo personale, ma per un'associazione che stiamo valutando in che modo possiamo realizzare tutta una serie di idee di cui però non abbiamo i fondi, e quindi vediamo un po'. Vabbè, il primo passaggio è le idee. Io sono Pamela, ho 30 anni e sono una dipendente, però mi occupavo di progettazione comunitaria e anche di fondi interprofessionali, e non ho appena sentito che c'è la possibilità, insomma, di... Cioè, bisogna in qualche modo rimettersi in gioco e quindi devo riaggiornarmi e rispolverare delle cose ormai perdute. Bene. Allora, era anche un passaggio indispensabile. Se vogliamo cominciare a parlare, bisogna prima rompere la possibilità di dire qualcosa, è fondamentale. Allora, io volevo vedere con voi questa prima parte. Io non so cosa riuscite a vedere da lì, però ve lo racconto. E poi non lo so se i lucidi vengono in qualche modo resi comuni, no? In fondo, laddove ci sono alcune... Ho messo anche le fonti, cliccando sul link vi arriva il documento che poi ne parla. Per esempio questo qua è dal rapporto sulla formazione continua di un paio d'anni fa. I dati non sono, in genere, che vi presento non sono più vecchi di un paio d'anni, no? Sappiamo che tutto ciò che accade in questo periodo accade con una velocità vorticosa, no? E quindi, insomma, è necessario che i dati siano i più aggiornati possibili. Questa è un'elaborazione che noi abbiamo fatto è una rappresentazione grafica, diciamo, di chi va in formazione, perché questo ci sembra un punto di partenza necessario. Aprirei anche con una piccola cosa, no, che è stato ogni tanto noi giocherelliamo un po' con i dati, no? Nel senso che uno continua a farli girare, no? Vede, incrociando quella variabile con quell'altra, eccetera, no? Così, anche se sembrano non dare grandi... Però a un certo punto mi sono reso conto, incrociando i dati sul livello di scolarità e l'uscita dal mondo del lavoro dei dirigenti, voi sapete che tra il 2008 e il 2010 soprattutto
c'è stata una uscita dal ciclo produttivo di dirigenti veramente importante, cioè migliaia di dirigenti sono usciti, hanno perso il lavoro. E allora a un certo punto sono andato a vedermi la scolarità, no? Abbiamo incrociato varie variabili, poi sono andato a vedere quella della scolarità che era d'obbligo e mi sono reso conto che, non so se voi avete l'idea che i dirigenti sono tutti laureati, perché non è così, ma la componente di dirigenti con titolo di studio basso è stata quella maggiormente penalizzata in quel periodo. E dopodiché ci si può chiedere, ma perché c'è il discorso che la laurea vale? No, perché queste erano anche persone che stavano da tanto tempo nella loro impresa, no? Allora lo lascio un attimo aperto come problema, lo riprendo dopo. In questa elaborazione qua, noi abbiamo, voi vedete, i quattro, ci sono quattro quadranti dati da medie di partecipazione nazionale ad iniziative non formali, quello che voi trovate appunto lungo l'asse verticale, e formali. Formale e non formale, sapete che cos'è? Formale è tutto ciò che dà luogo a una certificazione e a una sua strutturazione, a una sua ufficialità di scuola, università e quant'altro. Il non formale è per esempio la partecipazione a tutte le iniziative, questa è non formale, ad iniziative per esempio di formazione svolte dalle imprese, no? Che non danno luogo a una certificazione finale, ma che fanno parte appunto di apprendimenti anche spesso molto consistenti. Mi devo avvicinare perché questo quadrante qua è quello della minore partecipazione ad attività formali e attività non formali. Quindi questo è il quadrante delle persone che vanno meno in formazione. Qua non abbiamo soltanto gli occupati, abbiamo tutta la popolazione nell'età attiva, cioè fino ai 65 anni. Tant'è vero che noi ci ritroviamo qua dentro i pensionati al di sotto dei 65 anni, le casalinghe e quelli con titolo di studio molto basso. Questa linea che voi vedete è la linea dell'istruzione, dei livelli di istruzione. Quindi voi qui avete ISCED da 0 a 2, secondo i livelli europei. Qui da 3 a 4 e qui 5 a 6, lauree, dottorati, eccetera. No? Quindi una prima cosa che possiamo notare è che c'è una relazione stretta tra livello di scolarità e partecipazione ad attività formative. No? Cioè se uno ha un titolo di studio molto basso, difficilmente si sentirà propenso a intervenire attraverso la formazione sulla crescita delle proprie competenze. Questa cosa qua sono all'incirca 7 milioni e mezzo di persone e sono quelli che noi normalmente nella sociologia dell'occupazione vengono chiamati gli scoraggiati, sono le persone che non cercano nemmeno più lavoro. E il fatto che ci siano 4.800.000 casalinghe, no? Ci dice molto da questo punto di vista, cioè nel senso che non c'è proprio più nemmeno la tensione andare a cercare un lavoro. Quindi in questo caso, se dobbiamo proprio parlare di politiche, dovremmo parlare di politiche che rimotivino le persone a cercare un lavoro. In questo quadrante abbiamo la partecipazione, una più elevata partecipazione ad occasioni non formali, ma minore a quelle formali, ed è il campo dei lavoratori occupati, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Dipendenti, autonomi. Uomini, donne. Allora, le donne tendenzialmente, le donne occupate, tendono a frequentare di più sia iniziative che danno luogo a certificazioni e sia iniziative di formazione nell'ambito delle organizzazioni di lavoro.
Qui troviamo i disoccupati in questa fascia, dove come logica, no, se uno è disoccupato e vuole cercare un'occupazione, cerca di prendere delle certificazioni che lo abilitano, gli diano qualche strumento in più, no, nella ricerca di lavoro. E quindi lo troviamo più facilmente qui, ovviamente non lo troviamo nelle iniziative non formali. Anche qui disoccupati maschi, disoccupati femmine, no? Quindi donne che vanno più facilmente in formazione. Guardate questo è la follia del nostro periodo. Questi sono i collaboratori, no? Quindi persone non dipendenti che cercano di fare più che possono attività formali e che cercano di partecipare il più possibile a attività non formali. Cioè, per rimanere nel mercato del lavoro, no, c'è la partecipazione continua, no, la più frequente, a iniziative formative. Questa quindi è la nostra media, questa è la media dell'Unione Europea. Cioè, se dovessimo ritracciare le linee, l'Unione Europea sta qua. Noi dovremmo, rispetto ai parametri definiti dal protocollo di Lisbona, siamo ancora abbastanza lontani. Anche se io ho dei dubbi su queste statistiche, vi devo dire, no? Perché se voi cominciate a leggervi statistiche su qualsiasi cosa, che prevedano un ranking dell'Italia all'interno dei paesi europei, voi trovate che, non lo so, l'innovazione, la presenza sui mercati internazionali, ve ne viene in mente un'altra? Dimensioni delle imprese, no? No? Le grandi imprese nel panorama dell'economia nazionale, la partecipazione alla formazione, i livelli di istruzione, qualsiasi cosa vi viene in mente. Noi siamo in fondo alla classifica. Allora, o siamo, è come se uno avesse i trigliceridi alti, il colesterolo alto, no? Cioè, uno dice dovrebbe essere morto. Se è ancora vivo, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona anche nelle nostre statistiche. Per esempio, noi abbiamo, mi ricordo che una volta ero andato al CNEL e avevo visto la presentazione di un'indagine sui lavoratori over 50. E quando hanno dato i dati sugli over 60, l'Italia era sempre il fanalino di coda, eccetera. Poi magari, se ci capita di uscire per strada, di entrare in un negozio, troviamo che c'è l'uomo anziano che sta alla cassa, oppure che aiuta, aiuta la famiglia, non è regolarizzato, no? E quindi in realtà abbiamo un'economia che gira e che prevede anche il concorso di persone di una certa età, no? E se dovessimo regolarizzare tutto, probabilmente troviamo che alcune statistiche sono diverse. Quando parliamo di formazione, io adesso vi parlo di formazione perché devo parlarvi di formazione, ma se noi capovolgessimo l'asse delle nostre riflessioni e parlassimo di apprendimento, forse esce fuori qualcosa di diverso ancora, perché magari non c'è tanto partecipazione a iniziative formative quanto c'è l'apprendimento, per esempio, nei luoghi di lavoro, altrimenti farei fatica a capire come mai siamo ancora in vita, no? Con i trigliceridi, il colesterolo, no? E tutto quant'altro, no? Questa è un po' una sciocchezza, però dal punto di vista statistico, però non è una delle cose che si metterebbe in una enciclopedia, ma abbiamo fatto un'elaborazione assolutamente per dare un'idea, no? Cioè, stante le cose ad oggi, no? E stante la partecipazione alle attività formative, quanto nel tempo di vita lavorativa di una persona è il tempo dedicato alla formazione? 2 giorni? Un mese? Un anno? Di tutta la vita lavorativa quanto tempo viene assegnato? Allora, voi vedete che c'è un primo gruppo che
che è dato dalla Danimarca, cioè un lavoratore danese, un anno della sua vita lavorativa lo spenda in formazione. La Norvegia, la Svezia, la Finlandia e poi abbiamo la Germania. E qui si blocca, quindi noi praticamente abbiamo i paesi nord europei che sono quelli che hanno una maggiore frequenza nella formazione. Poi qui abbiamo la media europea e abbiamo tutti gli altri, la media OCSE e poi abbiamo tutta una serie di altri paesi, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, i dati sono OCSE. Dopodiché arriviamo qua, Polonia, Corea del Sud, Italia. Allora, noi abbiamo che il lavoratore italiano nell'arco della sua vita partecipa ad iniziative di formazione mediamente, e quindi comprendiamo tutte le tipologie di lavoratori, per meno di 2 mesi nella sua vita. E poi abbiamo Grecia e Turchia. Questo sarà destinato a crescere di parecchio, quello della Turchia. Da un po' di tempo l'Istat ha messo una di solito quando loro fanno le interviste chiedono nelle ultime 4 settimane se hai partecipato ad attività formative. Finalmente si sono decisi a inserire nel questionario negli ultimi 12 mesi, quindi c'è le ultime 4 e i 12 mesi. Questo dato è sui 12 mesi. E per tipologia di lavoratori occupati, voi vedete che abbiamo dirigenti e quadri, andiamo sulla colonna sì totale, che superano un quarto, no? della popolazione complessiva dei dirigenti e dei quadri, quindi abbiamo il 26,5 e il 25,8. Poi troviamo impiegati, apprendisti, operai, lavoratori a domicilio. Mi verrebbe da dirvi, guardate la categoria degli operai quanto è bassa. No? E questo ci riflette ancora una volta il rapporto tra livello di scolarizzazione e poi anche quello che sono le politiche aziendali. Questo è il problema più grosso che abbiamo, che spiega tanto, che spiega la maggior parte delle dinamiche. Queste linee che voi vedete sono la quota di imprese che hanno effettuato attività di formazione continua tra il 2003 e il 2011 per dimensione di impresa. Allora, quella che voi vi trovate su in alto è quella delle imprese con al di sopra dei 250 dipendenti. Quindi noi ci ritroviamo che nel 2011 il dato era dell'81,1, c'era un dato in leggera flessione, mentre tutti gli altri invece continuano a salire. Però questo vuol dire che 8 imprese su 10 fanno formazione per i propri dipendenti. Quella verde è tra i 50 e i 249, quella rossa è tra i 10 e i 49, la penultima mi pare che sia il totale, sì? E l'ultima è quella da 1 a 9 dipendenti. Avete idea in percentuale quante sono le imprese da 1 a 9 dipendenti in Italia? Quanto? Mi pare che sia tra il 95 e il 98%. No? Quindi, per questo che poi vedete che la media sta lì, perché poi alla fine è la quantità che mi fa la statistica, no? E quindi noi abbiamo che la maggiore difficoltà che abbiamo è proprio quello di garantire che i lavoratori delle piccole imprese vadano in formazione, con alcune storture, no? Perché noi abbiamo un sistema che dice i fondi oggi sono tra i maggiori erogatori di formazione, no? Sono quelli che finanziano più formazione. L'imprenditore, il titolare nell'azienda da 1 a 9, non è quello che sta nella sala dei bottoni, è quello che sta lavorando pure lui a fianco agli altri. Può andare in formazione? No, non ci può andare perché in quanto titolare molto probabilmente la sua posizione non è quella di chi versa lo 0,30
1% del suo stipendio, no? Quindi non può riaverli, no? come strumento di formazione. In questo c'è il Fondo Sociale Europeo delle regioni, però insomma, è chiaro che la cosa diventa un pochino più complicata, no? Cioè mentre i fondi sono gestiti da associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e tendenzialmente tendono a favorire un'offerta formativa che sta su quei temi, il Fondo Sociale Europeo è un pochino più variegato, no? E quindi c'è di tutto un po'. Quindi molto spesso da parte dei titolari di microimprese c'è la cosa, ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio. C'è stata una volta che sono andato a vedermi un'azienda simpaticissima, a Lucca, era un'azienda di oreficeria, facevano delle cose, mentre aspettavo, ho visto, c'avevano una specie di catalogo del campionario, no? Così, no? Che avevano, facevano delle cose tremende, cioè nel senso che erano particolarmente brutte, no? Così, no? Però era un'azienda che andava benissimo, proprio benissimo. Pensate proprio al capannone, quello un po', no? Cioè non particolarmente bello, insomma, no? E ho parlato con la figlia del titolare, che era titolare anch'essa, era imbarazzatissima perché sapeva di dover essere intervistata da un ricercatore di un istituto del Ministero del Lavoro che veniva da Roma, no? Quindi cioè, questa cosa qua l'aveva messa nel panico. Quando ha capito che insomma non era il caso, si è lasciata andare, mi aveva detto appunto che aveva fatto delle iniziative di formazione, mi aveva detto ho fatto delle cose bellissime, ha detto noi dovevamo vedere, c'era stato un caso di integrazione da parte della regione toscana, nell'ambito del mio collega, in cui il Fondo Sociale Europeo aveva pagato la formazione per gli imprenditori, i fondi l'avevano pagato ai lavoratori, e si era cercato di fare una sorta di unico bando, o meglio di bandi paralleli, in maniera tale che ci fosse un piano formativo aziendale. Quindi l'imprenditore andava in formazione pagato dal Fondo Sociale Europeo, l'altro dai fondi. E c'era questa imprenditrice, insomma, no, che era entusiasta dell'attività formativa che aveva fatto, perché mi diceva, non eravamo in aula, eravamo fuori, eravamo... Insomma, io non sono riuscito a capire dove stessero fisicamente, no? Così, no? Però da quello che ho capito hanno fatto una cosa che stava a metà tra l'outdoor training, no? E altre metodologie, insomma, erano metodologie attive di formazione, e quindi questa persona che in aula ci sarebbe stata veramente malvolentieri, con metodologie diverse invece aveva avuto una sua attivazione, insomma, si era trovata bene. Questo è recentissimo, nel senso che ancora il rapporto non è uscito, ma è uscita una sintesi, sempre scaricabile lì dal link, che è l'indagine PIAC. L'indagine PIAC è un'indagine dell'OCSE. Non la trovo un'indagine formidabile, però c'è qualcosa di simpatico dentro c'è. Se si fa un'indagine su tutti i paesi del mondo, perché questa è un'indagine OCSE, è chiaro che devo tagliare trasversalmente i temi e quindi alla fine vado su cose molto generali. Il dato però che mi interessava era la comparazione tra Italia e media OCSE PIAC per quanto riguarda alcune competenze di base, quelle che vengono definite come competenze di base per chi lavora. Quindi voi vedete che nella capacità di auto-organizzazione siamo un po' sopra la media. Questa è una cosa simpatica, mi ha fatto piacere. Destrezza manuale, un po' sopra la media. Resistenza fisica, questo non me l'aspettavo, magari pensavo a me. Cooperazione, leggermente superiore alla media. E poi vediamo la capacità di influenzare altre persone, la capacità di imparare sul lavoro e la discrezionalità, che sono al di sotto della media. No? No, la discrezionalità non vuol dire farsi i fatti propri, vuol dire... Quindi la capacità di lavorare in autonomia, eccetera. Quindi c'è una capacità di auto-organizzarsi, ma poi se si tratta di prendere delle decisioni, eccetera,
un po' ci si tira indietro come italiani, no? E questa mi sembrava una cosa abbastanza interessante, no? Perché marca una seppur piccola distanza con altri paesi. Ci ritroviamo un po', no? Pensando a ciò che sappiamo. Torno alla signora, all'imprenditrice toscana. Allora, vi stavo dicendo dei fondi. Qualche nome. Fondo impresa è il fondo che nasce da Confindustria e le tre sigle sindacali. Forte è il fondo che nasce da Confcommercio e le tre sigle sindacali di categoria. Fonter è quello di Confesercenti e le sigle di categoria. Fondo professioni che si rivolge a le professioni soprattutto nell'ambito della sanità, no? E comunque piccoli studi professionali. E, se voi cercate questa informazione, noi una volta avevamo un sito che era una bomba, no? Nel senso che era uno dei siti più visitati tra queste cose molto noiose di cui ci occupiamo noi, però aveva un numero di readers molto, molto elevato. E si chiamava Fondi Interprofessionali, poi abbiamo dovuto metterlo dentro il sito dell'ISFOL, è un po' scomparsa la cosa. Lì in genere noi teniamo tutte le informazioni sui fondi, su quali sono, che cosa fanno, statuti, regolamenti, eccetera, avvisi, no? Rimandiamo ai siti. Vi dicevo che noi facciamo il monitoraggio. Una delle variabili che andiamo a vedere è, purtroppo la dicitura è quella proprio da statistiche nazionali, quali tipologie formative vengono maggiormente finanziate, che significa i progetti che vengono presentati, no? E che vengono finanziati, non quindi che c'è una discrezionalità da parte del fondo. In tutto abbiamo, tra i 21 fondi interprofessionali, ne abbiamo tre che sono rivolti specificamente ai dirigenti. Fondo dirigenti PMI, Fondir, che fa riferimento a Confcommercio, Confetra, quindi nel settore dei servizi, e Fondi dirigenti, che è quello più grosso. Fondo dirigenti PMI sparisce in quelle statistiche. Fondi dirigenti è quello che fa riferimento a Confindustria. E a cui sono associati le imprese che hanno dirigenti, no? E per i quali versano lo 0,30 ai fondi. Isolando le attività formative che fanno tutti i fondi, per tipologia formativa, no? Per metodologia, e dai i fondi rivolti ai soli dirigenti, noi abbiamo uno scarto enorme. Questo in termini di partecipazione di lavoratori, noi abbiamo che nei piani di tutti i fondi, prendendoli in considerazione tutti, nel 75,8% dei casi si usa la formazione d'aula. Poi noi sappiamo che la formazione d'aula non è proprio lezione, perché poi dentro ci sono tante cose. Nei fondi per i dirigenti è il 40,8, cioè al di sotto della meno della metà, no? Quindi l'autoapprendimento pochissimo usato dai dirigenti, pochissimo usato in assoluto. Circoli di qualità, gruppi di autoformazione, vediamo che aumentano le partecipazioni dei dirigenti, convegni, workshop, presentazioni prodotti e servizi. Job rotation, affiancamento e visite di studio, training on the job. Cioè noi troviamo quindi che se la formazione per un po' tutte le tipologie di lavoratori vede una preminenza dell'aula didattica, quindi di metodologie tradizionali, per i dirigenti invece abbiamo metodologie alternative. Non è infrequente che sentiamo parlare dell'outdoor training nella formazione manageriale,
del coaching, del counseling, delle tecniche teatrali, delle tecniche cinematografiche. Noi ci abbiamo fatto una ricerca apposita su questo, ma non perché volessimo, perché ci sono le università che si occupano di queste cose, c'è LIFE, l'Associazione Italiana di Formatori, che da anni si occupa di questa roba qua. Ma a noi interessava perché? Perché, per esempio, dentro l'aula noi sappiamo che non è il docente, no, che spiega, ma per esempio può essere teatro fatto in aula, ma per non starsi lì a impiccare con la rendicontazione, uno scrive che sostanzialmente aula, il, come si usa dire attualmente, il formatore lo consideri un docente, no? Quello che ti aiuta a fare l'attore, no? Lo consideri un co-docente, e alla fine tu hai una rendicontazione che segue per filo e per segno i dettami del Fondo Sociale Europeo, e va bene così, no? Passata la paura, come si dice. In realtà, appunto, il problema è che molte metodologie in questo modo rimangono incardinate, no? Cioè sono comunque incastrate all'interno di questi. Quindi noi abbiamo cercato di fare uno studio che vedesse tutte le possibilità, che vedesse quali profili, quali condizioni, eccetera, per poter dire, allora, queste sono le informazioni che dobbiamo sapere nel momento in cui costruiamo i bandi. A me mi sono capitati un paio di fondi che volevano inserire il coaching. Tenete presente che il coaching significa che qualcheduno, nel primo incontro c'è la definizione di un contratto tra voi e il coach. Poi ci sono una serie di incontri, no, che vengono fatti, in cui si definisce il piano di lavoro e ci sono continue verifiche. Si vede a che punto si è arrivati, quali sono i problemi che possono essersi ingenerati, gli ostacoli, no? E quindi è una sorta di facilitatore. Questi fondi mi hanno detto, secondo te si possono finanziare tre sessioni di coaching? Mi hanno detto, si fa il contratto, si vede a metà e si chiude, cioè non serve. Cioè c'è proprio mancanza di conoscenza su queste tecniche, no? E quindi se esce fuori un bando in cui dice sono finanziate 6 ore di coaching, 4 ore di coaching, è una cosa che non funziona, che nessun coach professionista seguirebbe, ma magari creiamo mostri, no? Creiamo un'offerta di coaching di 4 ore che non sta né in cielo né in terra e che nessun coach farebbe. La nostra amica di Lucca era rimasta folgorata dalla possibilità che ci fosse un modo diverso di pensare alla formazione. Allora, che cosa significa questo per noi? Voi che spiegazione dareste sul perché i dirigenti e i quadri fanno più formazione di quel tipo rispetto alle altre fasce? Una delle cose che vi potrebbero venire in mente, nel senso che una delle cose che mi vengono dette... Sì, per esempio. Una delle cose che mi vengono dette è perché ci sono più soldi per la formazione manageriale, il che è anche vero. No? Forse anche del capitalismo italiano, come è impostato. Anche. Però poi in realtà c'è una variabile che spiega molto di più in questo stadio di maturità, no? Delle organizzazioni di lavoro. Non so se vado avanti. Proprio perché sono persone che normalmente hanno avuto più formazione, proprio perché conoscono di più quali sono le loro esigenze, è più facile che abbiano una domanda più articolata di formazione di quanto non sia per chi l'ha frequentata di meno. Quindi non è un problema di ricchezza del target, è un problema di consapevolezza del target. Quindi se voi, per esempio, doveste essere quadri o dirigenti di una struttura e doveste andare in formazione, ma io credo che non ci siano dubbi se vi dicono, no? Vuoi andare in aula 10 giorni consecutivi o vuoi fare un'esperienza di, no? Sicuramente direste il secondo caso, no? Perché? Perché c'è
non perché è più divertente, che anche quello fa bene, no? Così, no? Ma perché è una sono spesso modalità che consentono di ripescare la propria esperienza personale, rielaborarla alla luce di modelli nuovi, di contenuti nuovi e quant'altro, ma che partono da quello che sono io. Cioè il docente mi riversa tutto quello che sa, no? E quindi è un contesto assolutamente diverso. Allora, una priorità di policy per noi è quello di favorire una maggiore consapevolezza tra i lavoratori di ogni livello di quelle che sono le metodologie formative. In Francia, voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico io, in Francia sono molto avanti da secoli sul bilancio delle competenze. Tu vai all'equivalente dei servizi per l'impiego e c'è un servizio di bilancio delle competenze che quindi verifica le tue competenze a che livello stanno e quindi poi da quello consegue tutta una serie di cose. Il che vuol dire che le competenze che tu hai acquisito anche in contesti informali vengono certificate. Cioè io ho imparato a fare una cosa e l'ho imparato a fare in un contesto X, no? E lì a me è capitato di fare alcune interviste a quadri che partecipavano a corsi di formazione e gli ho chiesto se come quella loro partecipazione si incastonava all'interno di un più generale, complessivo percorso di sviluppo professionale e di vita. E, con mia sorpresa, i quadri erano pochi quelli che avevano un'idea molto precisa, che mi dicevano: guarda, sto seguendo questo corso perché poi vorrei fare un altro su e poi voglio arrivare là, no? Cioè il progetto non c'era. In altri casi non c'era nemmeno, perché spesso noi non è che progettiamo, cioè ci sono le cose della vita che ci accadono, andiamo in qualche direzione, poi ci sono cose che ci accadono e ricostruiamo il senso, no? Qualcuno diceva che la pianificazione è una dichiarazione di intenti, no? Provocatoriamente, no? Perché noi diciamo vogliamo fare delle cose, poi ovviamente ci sono degli attrattori, no? Che modificano il nostro percorso, il nostro compito è quello di ridare significato alle cose della vita. La cosa di cui si sono accorti i centri per l'impiego, facendo un'indagine, è che una grossa quota di persone va presso i centri per l'impiego perché ha una difficoltà di lavoro, punto. Non sa capire il perché. C'è una quota inferiore che dice ho una difficoltà di lavoro ed è legata al fatto che le mie competenze non sono più quelle che servono ed è più ridotta. C'è una quota ancora più ridotta che è quella che dice ho un problema di lavoro perché è un problema mio di competenze che non sono più adeguate e ho bisogno di andare in formazione e l'offerta migliore sarebbe quella lì. Cioè voi pensate quindi sulle metodologie, no? Quindi il fatto che ci possa essere una consapevolezza su questi aspetti è sicuramente una priorità di policy. Alcune cose sulla Puglia, poi facciamo un break, vi va? Ci prendiamo un caffè. Questa è la distribuzione dei manager, questo non sono dati freschissimi, credo che siano del 2010, mi pare. Avevamo fatto un'elaborazione sui dati forza lavoro Istat, su medie nazionali per classi di età e le regioni del Mezzogiorno. Obiettivo convergenza e Basilicata, che come sapete non è in questa programmazione, non era più tra le regioni obiettivo convergenza. E qui me lo dite voi cosa notate. Che c'è? C'è la riduzione, almeno in Italia. Sì. Cioè che nelle regioni del Mezzogiorno ci sono più 55-64 anni rispetto alla media nazionale, no? La prima era quella di Italia, vedremo che c'è proprio lo stacco dentro del 37, del 45-54 e del 21-54, poi sì. E anche
volendo pure 45-54, no? Che è più alto. Comunque la classe, i giovani sono di meno del sud ad essere manager imprenditori. Sì. E quindi ci sono, è come se ci fossero delle carriere bloccate? No? Sì, forse non si riesce ad andare avanti, fare quello che passano tanto in più, perché non c'è proprio un'inversione rispetto alla media italiana. No? Nel sud c'è da 22, già 8,3, 9,4, ok, ma poi dopo appunto si accentua, perché se non si va lì è come se quella generazione fosse un po'. Sì. Sì, sì, potremmo dire concentrata tra i 45 e i 64, no? Quindi dal mezzo del cammino di vita mia, no, in poi è più facile che troviamo dei manager, no? Che tra persone giovani. Sì. Regione Puglia. Allora, la regione Puglia è quella blu. Quella rossa sono le regioni del sud, sono i dati che abbiamo visto prima. Quindi troviamo più 55-64 anni della media nazionale e delle regioni del sud, ne troviamo di meno tra i 45-54 anni. E c'è qualche cosa qua. Quando io presentai questi dati alla Fiera del Levante, io poi feci una considerazione che mi sembrava abbastanza corretta l'impostazione della Regione Puglia, cioè nel senso che a fronte di dati del genere, quando tu investi sui giovani, è assolutamente necessario, no? Perché ti trovi delle classi di età abbastanza avanzate e o intervieni. Ma se lasci andare le cose al mercato, probabilmente non funzionano. Questi sono i dirigenti. Allora, in Puglia abbiamo il 2,3% di dirigenti, rispetto a una media nazionale del 2,5%, abbiamo 6,5 rispetto al 6,9 nazionale. Tenete presente che noi qui non abbiamo solo l'impresa privata, abbiamo anche il pubblico. Quindi quando voi vi trovate un 7,1% di quadri della Campania, che è al di sopra della media nazionale, è perché magari abbiamo un settore pubblico piuttosto corposo. Sentite, questi li salto. Volevo solo fare una considerazione. Cioè, allora, vi ho detto che sono abbastanza dubbioso sul fatto che le cose siano messe così male, no? Come noi le vediamo. Sul fatto che quando confrontiamo tutti i paesi, noi abbiamo quel meno di 2 mesi, no? di formazione e abbiamo un anno dei danesi. Che quindi noi per esempio ci fondiamo molto di più sulle dinamiche di apprendimento interne, no? Ai luoghi di lavoro, allo scambio con gli altri. Voi tenete presente, io ho lavorato per una società svedese per un certo periodo, nell'altra mia vita, quella in cui lavoravo nel privato. Questa azienda svedese si occupava soprattutto di e-learning. E io facevo un po' da testa di ponte per le aziende qui. Le aziende del nord Europa fanno tantissimo e-learning, ma se vi dovessi dire, lo banalizzo, lo brutalizzo l'argomento, in un paese dove fa freddo, cioè dove, insomma, è forse più facile, no? Che io mi collego a internet e scambio. Nei paesi dove fa caldo la gente esce e si parla, no? Quindi probabilmente c'è una dinamica anche, scusate, è troppo stupida le cose che ho detto, ma credo che un fondo di verità ci sia. Nelle imprese italiane, a me sembra di aver visto più che in imprese
nord europee, che uno dei luoghi di apprendimento è il corridoio, la macchina del caffè, no? Dove la gente comincia a scambiarsi delle cose e poi magari dice guarda ti faccio vedere, no? Così, no? E poi finisce nella stanza dell'altro che ti fa vedere la cosa, no? Quindi sicuramente c'è anche questo, ma pur tenendo conto di questa di queste basi è vero che il fatto che noi facciamo meno formazione, che sia formale o non formale, è un gap rispetto agli altri paesi. Qualche giorno fa ho presentato i risultati di quell'indagine sull'educazione e imprenditorialità in una sede europea. E mi viene uno della commissione che si era complimentato per una cosa, no, che avevo detto ma era, avevo incensato l'Unione Europea, quindi questo signore era anche molto contento. E io gli ho detto, mi sapresti indicare delle buone pratiche, no? Proprio a livello di policy nell'educazione e l'imprenditorialità che valga la pena per noi cominciare a considerare. Mi ha detto guarda in Danimarca fanno delle cose bellissime. Gli ho detto per favore no, cioè la Danimarca è un paese piccolo, no? Che può corrispondere a una regione dell'Italia, forse anche meno, per cui ho detto se noi andiamo a vedere, no? Che ne so, la Svezia fa 9 milioni di abitanti di cui 8 stanno sotto e 1 sta, no? Sta sopra. E, quindi ho detto, se ragioniamo così, poi quando io torno in Italia e mi dicono sì, ma è chiaro che là funzionano, sono di meno, no? Cioè noi abbiamo un'eterogeneità, una complessità tale che rende difficile ragionare sulle cose. E lui mi ha detto, sai, è vero, ha detto che noi, tra l'altro, ha detto, in Italia abbiamo molto meno problemi di imprenditorialità di quanto non ce l'abbiano i paesi nord europei. Per un attimo, no, sono rimasto frastornato. Perché penso a tutti i casini a cui va incontro uno che apre un'impresa qui, no? Mi ha detto, ci sono molti meno problemi in termini di propensione. Perché dice, perché l'Italia ha tutto il portato culturale e nel proprio DNA che una cosa per conto suo la vorrebbe anche fare. Nei paesi nord europei li devi andare a stimolare perché altrimenti preferiscono finire in una grande azienda, no? E rimanere lì. Quindi diceva, perché ci sono forti programmi per l'educazione e l'imprenditorialità? Noi siamo molto arretrati da questo punto di vista. Da loro è un'urgenza. Da noi è stata meno avvertita come un'urgenza, perché comunque l'italiano che si arrangia sta nel DNA, appunto, dell'italiano. C'è già un motu proprio, no? Da parte degli italiani nell'essere imprenditori. È chiaro che se però noi mettiamo a sistema tutto quanto, se noi creiamo delle policy, se noi facciamo in modo che le competenze delle persone crescano e crescano in una direzione ottimale rispetto a quello che deve essere lo sviluppo. Poi io credo che ci sia un dibattito finto, che cosa serve alle imprese. Questo è un dibattito finto, perché presuppone che le imprese siano consapevoli di dove stanno andando, e l'altro è che cosa serve alle imprese e ai lavoratori, e qui c'è la parte anche del pubblico, di un pubblico sano che riesce a intervenire attraverso policy a orientare sui settori che devono essere incentivati rispetto ad altri. In mancanza di competenze, vi faccio vedere questa cosa che non c'entra assolutamente niente. Questo è l'indicatore, credo che sia FAO, sulla fame nel mondo. Il 2011 è la prima volta che si ottiene, è il primo anno in cui si ottiene un grafico di questo tipo. I paesi trasparenti sono quelli che non solo non soffrono la fame, ma possono soffrire i disturbi dell'obesità, no? E quindi voi vedete che c'è l'America del Nord che è scomparsa, buona parte dell'Europa che è scomparsa, eccetera. E poi più saliamo di incolorazione fino ad arrivare al rosso, e quelli sono i paesi in cui c'è fame, no? Questo è il primo anno, il 2011,
in cui si verificano così pochi paesi rossi. Ed, ad esempio, guardate l'America Latina, guardate l'Asia. Cosa significa questo? Che in questi anni la globalizzazione ha prodotto uno spostamento nelle condizioni di sussistenza, no? Di vita, di lavoro, che pian piano stanno favorendo una crescita di paesi che fino a ieri erano in condizioni, in alcuni casi, disperate. Queste condizioni disperate le troviamo in alcuni paesi del centro Africa, no? Ma cominciamo già a non trovarle più così. Allora, è come se noi continuassimo a guardare il mondo. Io non so se vi sorprende questo grafico, ma io la prima volta che l'ho visto un po' mi ha sorpreso che fosse il primo anno, perché questa è la prova provata di come sta cambiando il mondo e di quella che sarà una perdita di centralità, no, del mondo occidentale, per forza. E qual è il grigio? Ah, questi qui, no, non te lo so dire. Sono dati, probabilmente. Sì, probabilmente non ci sono i dati, però non te lo so dire. Mi pare, per esempio, che non ci sia, vedi, non ci sia non so se il Vietnam o la Corea del Nord, insomma, no, cioè, alcuni dati non vengono forniti proprio. Noi abbiamo passato, cioè un giorno ho trovato De Masi, lo conoscete De Masi? Sociologo, no? Che diceva, raccontava che quando lui era piccolo gli facevano fare sempre la preghiera, no? Per quelli più poveri di noi, e lui diceva, sì, però, dice, dato che era piccolo, chiedeva, sì, ma quando è che ci ascolta? No? Così, no? Perché dice, quei paesi stanno sempre così. E poi dice, a un certo punto quei paesi stanno migliorando, e dice, e non è adesso che noi ci riprendiamo dalla crisi e quelli ritornano nella condizione di prima? Cioè, abbiamo, dal dopoguerra ad oggi, no, sono passati, quindi dal boom economico ad oggi, sono passati più di 60 anni, cioè non può essere che adesso nel giro di 2-3 anni ce la caviamo, no? E c'è di nuovo un crollo degli altri paesi, no? Così. Questo non succederà. Allora, la necessità di guardare a quello che sta accadendo intorno a noi è una cosa assolutamente indispensabile. E voi pensate alle nostre imprese, no? Cioè le nostre imprese sono poco internazionali. Se noi abbiamo una quantità di microimprese così elevata, eh beh, sarà ben difficile che ci internazionalizziamo, no? Quell'azienda di Lucca, vi dicevo, aveva questo campionario tremendo, però vendeva tantissimo, perché avevano imparato in corsi di formazione a costruirsi il sito web, a farsi la cosa di e-commerce, no? A farsi un sistema di e-commerce. Gli aveva facilitati nella costruzione di reti internazionali e vendevano delle cose, avevano in ballo, gli era stato finanziato un progetto nel sesto programma quadro di ricerca scientifica e tecnologica con alcune università per lavorare a un filo d'oro sottilissimo, ultra sottile. Cioè praticamente ci si potevano fare i rocchetti come quelli del filo di cotone. Con questo filo quindi si poteva tessere e quindi fare dei tessuti. Cioè è la premessa per l'orrore, no? Cioè pensare che ci possano essere dei tessuti d'oro. Perché mi avevano detto che avevano cominciato a fare delle cravatte d'oro, no? E ovviamente ci sono dei mercati che su questa roba qua ne vanno pazzi, no? Sì, anche qualcosa da queste parti qua, no? Così, no? Gli arabi, no? Così, no? Cioè, quindi c'era un mercato che si era aperto, che ovviamente in Italia non esiste, nessuno di noi si comprerebbe una cravatta d'oro perché, o perché non può, o perché, insomma, c'è un minimo di gusto, no? Spero. Beh, penso, non lo so, non so come. Sì, no? Cioè, sì, un giro così.
Abbiamo fatto una ricerca su 10 imprese, qualitativa, cioè siamo andati là e abbiamo studiato le 10 imprese. C'è una strana stortura per cui uno quando si occupa di formazione va a vedere le imprese che fanno formazione e vede come vanno. Noi abbiamo detto andiamo in 10 imprese del sud che vanno bene, economicamente bene, nonostante la crisi, e vediamo come lavorano sulle competenze. E il tipo di modelli, tutte queste imprese poi alla fine avevano uno sbocco internazionale molto, molto interessante. Cioè, ce n'era una in Calabria, in una zona in cui intorno c'era il deserto più totale, mobilificio, nato come mobili per camere per bambini, faceva delle cose che nessuno di voi si comprerebbe avendone le disponibilità. Io di sicuro. Però ecco, ecco per esempio c'era una specie di, non so come si chiamano i letti quando c'hanno tutto il baldacchino, no, proprio, diciamola così, no? Forse c'è un altro termine, ma no. Che era praticamente sembrava la scocca di qualche macchina d'avanguardia, no? Così, no? Cioè, quindi era. Ed era tutto digitalizzato, no? Per cui da un tastierino tu potevi scendere gli schermi, no? C'erano tutte le cose, si connetteva a internet, è un letto, no? E, ovviamente non ne vendono nemmeno un pezzo qui in Italia, si vende solo negli Stati Uniti, no? E quindi, per dire, queste sono le nostre realtà che poi quando tu gli chiedi ma che relazioni hai col mondo produttivo nazionale, ti rispondono quale? No? Cioè non lo sanno, c'è una specie di jump, no? da qui direttamente ai paesi con cui commerciano. E questo è stare su questo cambiamento qui, no? Quando gli abbiamo chiesto cosa vorreste che facesse il pubblico per voi, che ci lasciasse stare, non facesse politiche che non faccia politiche per migliorare le nostre condizioni, perché noi stiamo bene così, magari fa danno, questo ci hanno detto. Allora, senza andare all'eccesso ovviamente, no? Però se non abbiamo un sistema di competenze non possiamo capire questa cosa, non abbiamo anche imprenditori che siano in grado di leggere le dinamiche che avvengono nel nostro mondo. Intendendo proprio il pianeta. Ci prendiamo un caffè, ok? Sono qua, le persone che stanno qua. Sono 3 sottogruppi. Tra 10 minuti, 15 minuti, mi dite quali sono le competenze di un imprenditore, cosa vuol dire imprenditorialità, quali sono le competenze che bisogna acquisire? Imprenditorialità. Per fare impresa.
Mi dà fastidio la videocamera quella? No, no, ok. Thank you.
A che punto siete? Che punto siete? Ok. Possiamo... Ok. Allora. Non fate finta di niente perché partiamo da voi. Si
preme qui? Okay. Chi è che ha il piacere? Questo anche lo Chia, Chiara? Chiara. Allora, noi abbiamo scritto prima di tutto problem solving, quindi la capacità di risolvere problemi di qualsiasi natura. Di qualsiasi natura? Cioè, sempre relativi comunque, ovviamente. Ok. L'essere multitasking. Adesso però me lo spieghi che cos'è. Posso spiegarlo? Sì, sì, multitasking. Il riuscire a portare avanti diverse cose nello stesso momento. Ho capito. Poche parole. E poi leadership. Quindi riuscire ad avere un seguito. Poi spirito di iniziativa. Flessibilità. Poi generalmente capacità di relazionarsi con gli altri, però poi nel particolare abbiamo anche segnato essere in grado di condurre una comunicazione efficace. E anche creare networking, networking in generale. E poi abbiamo anche segnato team working. Ok, grazie. Tocca a voi. Allora faccio per differenza, perché abbiamo le stesse più... Ah no, puoi dirle anche le stesse, okay. Perché almeno misuriamo quanto pesano. Creatività. Innovazione. Propensione al rischio, spirito di iniziativa, quindi spirito di iniziativa, capacità progettuale o pianificazione. Team working, problem solving, flessibilità, capacità organizzativa, capacità gestionale, che sì, sono un po' simili però. Networking, multitasking, capacità sociale in senso, sì, in senso generale, in senso a relazionarsi con le persone. Capacità analitiche. Bene così. Ok, grazie. A chi? Mi
Allora, spirito di iniziativa anche noi, capacità organizzative, gestionali, di coordinamento, quindi anche noi. Leadership, stress management. Stress management. Abbiamo gestione dello stress. Poi entrano tutti i management qua, quindi gestione dei conflitti, anche gestire i conflitti. Poi una cosa che può rientrare in quella organizzativa comunque è la gestione del tempo. Forse può rientrare nell'organizzativa, però time management. Poi anche noi gestione delle dinamiche di gruppo, creatività e innovazione, problem solving, capacità relazionali, e qui ci mettiamo empatia, carisma, comunque. Leadership, sì. Capacità comunicativa, abbiamo già detto, comunicare in modo, sì, efficace. Motivatore, cioè è in grado di motivare il team di lavoro, sempre. In continua propensione alla formazione, informazione continua, diciamo. L'attitudine a volersi sempre formare, sì, poi diciamo in generale competente nel suo campo, che è una cosa che forse deve scontata, però le competenze tecniche giuste per il suo lavoro, diciamo. Abbiamo anche aggiunto, un po' spaziando, competenze, conoscenze interculturali per potersi interfacciare, diciamo, anche con altri contesti culturali, multiculturali, spaziando ancora di più anche gestione di capacità di gestire reti, quindi networking, partnership, quindi forse rientra nel networking, non lo so. Altro gruppo? Più o meno questo. Ci sono cose qui che allora, quando faccio un'osservazione, ti lascio subito la parola, faccio un'osservazione che quando dico che ci sono delle cose che le persone devono avere, non vuol dire che devono essere innate, no? Cancelliamo questa cosa. Uno degli equivoci maggiori che mi accade nelle imprese è che quando parlo di leadership, la leadership spesso viene confusa col carisma, no? E noi sappiamo che non è così, no? Il carisma è una particolare forma di leadership, ma non è detto che sia quella più efficace, tra l'altro. E quindi qua dentro ci sono alcune cose che in qualche misura le persone devono avere e alcune cose che le persone possono imparare in diversi contesti. Prego. Volevo aggiungere la mia parte, diciamo, di contributo. Prego. All'elenco, visto che ho fatto gruppo da solo. Non so se mi è sfuggito, ma non mi sembra che sia stato indicato concretamente la capacità di trovare i soldi, il capitale. Cioè senza l'accesso a un capitale, senza avere un proprio capitale o accesso al capitale, non esiste, non può partire nessuna impresa. Poi una cosa centrale, mi sembra che non sia stata particolarmente concretizzata, è l'idea
imprenditoriale. Cioè, se io non ho un'idea, una vaga così, concezione di creatività non è molto concretizzabile. Voi vi tocca rifare la foto. La foto. Vabbè, poi secondo me, per concludere, senza portare le lunghe, penso che la qualità dei beni e servizi che si offrono è fondamentale. Al di là di tutto il contorno, l'ambaradan che si costruisce intorno, e poi il rispetto di valori sociali, comunitari e ambientali, e per finire accesso o avere in proprio competenze contabili, giuridiche, specifiche, ambientali e aziendali. Ok. No, alcune cose qui possono essere apprese, i corsi di formazione, i master, eccetera, no? Così, no? Cioè, del tipo competenza tecnica, organizzare, gestire, pianificare, la capacità progettuale, la capacità di gestire il tempo, no? Trovare capitali, saper coordinare, no? Cioè, sono tutta una serie di competenze che possono essere acquisite in contesti dove uno dice, vabbè, voglio imparare da qualcuno, no? E quindi ci sono dei contesti in cui... Altre cose invece sono un pochino più complicate, no? Alcune sono date dalla pratica lavorativa. Ad esempio, il fatto di saper comunicare, di sapere stare in gruppo, di saper gestire i gruppi e così via, queste cose qua avvengono soltanto nel momento in cui si comincia a lavorare, no? E allora uno comincia a mettere in atto una serie di social skills, no? Che cerca di applicare nel contesto produttivo, in un contesto organizzato. Ce ne sono altre invece, anche lo stress management, no? diventa una competenza che si può apprendere nei luoghi di lavoro, no? Cioè, uno già un po' deve essere portato a sapersi stressare senza farsi male. E poi ce ne sono altre invece che hanno a che fare proprio con, come posso dire, con competenze che sarebbe bene anche che si creino da prima, no? Del luogo di lavoro. Allora, se parliamo del problem solving, no, io prima avevo fatto la battuta perché mi piaceva, no? Saper risolvere qualsiasi tipo di problema mi piaceva, però in realtà un fondo di verità c'è, no? Nel senso che saper risolvere i problemi è un'abilità al di là del fatto che si risolvano dei problemi all'interno del luogo di lavoro o si risolvano in generale, no? Cioè ho una propensione a risolvere i problemi. Lo spirito di iniziativa. Non è vero che o ce l'ho o non ce l'ho, no? Si è individuato che negli studi che sono stati fatti a livello europeo, no? Non a livello locale o nazionale, a livello europeo si è visto che laddove vengono fatti dei programmi, vengono realizzati dei programmi di mini impresa all'interno della scuola secondaria superiore, la quantità di persone, la porzione di persone che dopo avvierà una propria iniziativa corrisponde al 10-15% della popolazione che ha partecipato al programma, che è esattamente dalle 3 alle 5 volte di quelle che non hanno partecipato a nessun programma. Quindi il fatto di stimolare una visione, no? C'era una mia amica preside, no? Che mi diceva che una discussione allucinante, una sera a cena, una mia amica preside che mi aveva detto che aveva organizzato in una scuola, nella sua scuola molto difficile, in una zona di Roma molto complicata, e ha organizzato appunto il fatto di portare in barca, no? In un'imbarcazione, i ragazzi. E lì c'era stata una discussione perché gli altri dicevano: ma no, ma come nelle scuole non c'è la carta igienica, no? E tu pensi a portarli in barca, no? Così, no? Allora è chiaro che i problemi dei giovani non sono la carta igienica, no? Il problema dei giovani è il fatto di avere. Voi pensate anche su un piano simbolico cosa voglia dire, no? In un quartiere complicato, dove le vite sembrano anche un po' scritte, tu vai su una barca e guardi l'orizzonte del mare. Cioè ci sono esperienze che possono avere un impatto molto più forte di quello che ci immaginiamo.
Quindi mi sembrava un'ottima iniziativa a me, no? Perché, non lo so, mi aspetto che più facilmente una persona che è stato in barca, no, in quell'iniziativa sviluppi uno spirito di iniziativa che non quello che non c'è stato mai, perché non è riuscito a guardare oltre il confine delle mura che vede. E, la creatività, è inutile che vi dica perché voi questo lo sapete già tutti, no? Cioè noi abbiamo una creatività, una capacità creativa che si riduce dai 5 anni in poi, no? Cioè nel momento in cui si entra, dai 5-6 anni in poi, nel momento in cui si entra a scuola la capacità creativa si riduce, no? Quindi questo è un dato che conosciamo, quindi non è che uno nasce creativo, no? O diventa creativo, e la questione è che abbiamo un sistema didattico che privilegia lo sviluppo di capacità analitiche piuttosto che quelle creative. Quelle di innovazione sono un pochino più complicate, no? Perché queste stanno tra la creatività, che è un fondamento per l'innovazione, però richiede molte competenze tecniche. Gestire i conflitti è anche una tipica cosa che si impara, no? Sul luogo di lavoro. Quindi alcune cose si apprendono dall'esperienza, altre cose invece si possono apprendere prima. E l'Unione Europea, quando parla di entrepreneurship, innanzitutto distingue tra imprenditori, attività imprenditoriale e imprenditorialità. Per cui questa è una distinzione che viene fatta anche dall'OCSE, uguale pari pari. Non so chi l'abbia scritta per prima, no? Però diciamo a livello internazionale le definizioni sono queste. Quindi gli imprenditori sono quelle persone la cui attività genera valore attraverso la creazione e l'espansione in aree di business, identificando nuovi prodotti, nuovi servizi e nuovi mercati. L'attività imprenditoriale è l'azione imprenditiva, ovvero ciò che fanno gli imprenditori. L'entrepreneurship è la predisposizione, no? È quell'insieme di competenze e atteggiamenti che fanno l'attività imprenditoriale e l'imprenditore. È interessante, cioè non è ozioso il fatto di dividerlo, no? Perché ci può essere, è necessario che un imprenditore svolga un'attività imprenditoriale e abbia un atteggiamento imprenditoriale. Non è necessario che all'attività imprenditoriale corrisponda all'imprenditore, no? Perché il motivo per cui noi ci occupiamo di queste cose in ISPOL, e vi dicevo per cui io ho chiesto che si chiamasse formazione alla managerialità e all'imprenditorialità, perché andando a vedere i modelli, per esempio, molto diffusi in ambito anglosassone di organizzazione del lavoro, prevedono il modello per gli affezionati o per chi vorrà coltivare, diciamo, una conoscenza su quest'ambito è quello delle High Performance Work Organization, quindi organizzazioni di lavoro ad alte prestazioni, e insieme ai modelli toyotisti, il modello Lean, eccetera, è uno dei modelli, è il modello che di più ha sposato l'Unione Europea. È da anni che ne parla, è dal 97 che parla di questo modello, e alcuni paesi, come vi dicevo, di matrice anglosassone, sono quelli che coltivano la maggior parte di studi in quest'ambito. Al punto tale, quando dico high performance, non voglio dire che sono luoghi dove si produce tanto, è il come si produce. Richiede un forte coinvolgimento dei lavoratori sugli obiettivi, uno schiacciamento della piramide organizzativa, cioè più sono i livelli, più siamo lontani da quel modello. Ci devono essere degli strumenti che consentono la comunicazione, no? In verticale e in orizzontale. Ci deve essere un sistema che consenta alle persone di apprendere e all'organizzazione di apprendere. No? Quindi che le cose che vengono dette internamente all'organizzazione siano facilmente travasabili al loro interno. Io credo che ci siano delle High Performance Work Organization in Italia che non sanno di chiamarsi così, che magari non fanno tanta formazione come l'abbiamo chiamata prima, ma sono High Performance Work Organization,
che prevedono una rotazione delle mansioni abbastanza frequente, in modo da entrare nella complessità e uscire dalla parcellizzazione del proprio lavoro. E, al punto tale, guardate, se voi per esempio andate sul sito dello... Se poi andate su questi due siti, per esempio, lo UKCES e Investors in People, sono tutti e due siti inglesi, però sono i capiscuola in questo senso. E trovate esempi quanti ne volete, perché? Perché Investors in People è un modello di certificazione inglese, che significa tu vieni certificato non perché hai delle produzioni ecocompatibili, non perché hai una qualità secondo determinati standard, eccetera, ma perché investi sulle persone della tua organizzazione, che ovvero rispondi al modello delle High Performance Work Organization. No? E, quando sono stato a Londra, per esempio, mi è capitato di vedere un cantiere dove c'era scritto l'azienda che sta realizzando i lavori è Investor in People. No? Sono arrivato al Ministero del Lavoro e fuori c'era scritto Investor in People, cioè il Ministero del Lavoro si era fatto certificare. Investor in People è un'azienda privata che rilascia le certificazioni. Quindi che cosa vuol dire? Che tutte le cose che vi ho anticipato prima sono cose che queste aziende fanno, no? Sui loro siti. Lo UKCES invece è un po' una sorta di equivalente dell'ISFOL, dell'organizzazione a cui appartengo, ma inglese. Sono delle schegge, mi piacciono molto i lavori che fanno, perché loro per esempio producono delle ricerche, poi le mettono in linea e chiedono alle persone di esprimersi sui risultati di quelle ricerche e poi quindi fanno ulteriori elaborazioni per costruire delle policy. No? Questo per esempio a noi è un aspetto che manca molto, difficile da costruire da noi in Italia, no? Mentre in Inghilterra sta funzionando bene. E loro sono tra i promotori di questo tipo di imprese. Tantissime imprese, quindi inglesi, stanno provvedendo appunto a schiacciare i loro livelli, quindi prevedere che non ci siano troppe scale gerarchiche e di implementare dei sistemi che consentano il travasamento interno delle competenze. Non è nemmeno quindi che chi da noi probabilmente potremmo cascare molto facilmente nell'errore. Ve lo dico perché ci sono stati dei fondi che mi hanno proposto questo, se gli aiutavo a mettere su un modello in quel senso, potremmo fare l'errore di dire è Investor in People chi fa formazione per i propri dipendenti. E non è questo. No? Investor in People è un'altra cosa. No? È chi attrezza l'organizzazione del lavoro per far sì che le persone apprendano e crescano e contribuiscano. Secondo anche principi, usiamo un parolone grosso che è scomparso dal vocabolario, secondo principi di democrazia industriale, no? All'interno delle imprese, al raggiungimento degli obiettivi, no? Di partecipazione. Loro stanno intensificando molto questa cosa e come vi dicevo, se voi andate nei siti di questi troverete diverse esemplificazioni di casi che vanno dalla catena delle macellerie fino alla Toyota UK, no? Così, no? Cioè, e così via, no? Che hanno attuato dei programmi di revisione interna. Allora, torno qua. Se
Se quindi è chiaro che la capacità imprenditoriale non riguarda solo l'imprenditore, ma riguarda anche la persona che sta dentro, che deve avere un atteggiamento proattivo, no? Cioè gli viene proprio richiesto che sia proattivo. Cioè, il problema nostro è codificare questa cosa, che non è che non viene fatta in Italia, non è che siamo molto indietro, ma va codificata. Allora è una cosa molto più ampia, perché in Unione Europea lo spirito di iniziativa di imprenditorialità, dove appunto comprende, viene messa in una stessa categoria, lo spirito di iniziativa che avete detto è un altro po' di delle cose che avete detto voi, viene considerata una delle 8 competenze chiave che devono avere i cittadini europei, non gli imprenditori, i cittadini europei. Quindi, e loro lo individuano in questo modo: saper tradurre idee in azioni, creatività, innovazione, assunzione di rischi, capacità di pianificare e gestire per raggiungere obiettivi e spirito proattivo. Queste sono caratteristiche che, a parte quella della capacità di pianificare e gestire per raggiungere obiettivi, le altre sono tutte capacità che in qualche misura devono far parte, no, proprio di un background che rientra nell'esperienza di vita delle persone. E quindi l'Unione Europea lavora su queste. Queste sono le competenze. Io trovo che ci sia solo una difficoltà, no? Che quando poi noi andiamo a tradurre questa cosa che troviamo scritte e che avete detto anche voi, le dobbiamo tradurre in contesti di apprendimento, la cosa è complicatissima, no? Cioè, se io devo pensare alla scuola che mi promuove il team working, la creatività, l'assunzione dei rischi nella scuola, l'assunzione dei rischi. Cioè, la scuola insegna tutt'altro, no? La scuola insegna che non uscire troppo da quell'ambito, perché altrimenti t'accolli un rischio, no? E quindi lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità è considerato una life skill, no? La categoria all'interno della quale appartiene la capacità imprenditoriale è una life skill. Allora, voi capite bene che se questa è l'impronta europea, io non è che vi sto raccontando queste cose per parlarvi di un mondo fantastico, io vi sto parlando di queste cose perché sono cose che prima o poi, con le quali prima o poi noi ci dovremo fare i conti. Se l'Unione Europea insiste, certo, se l'Unione Europea domani si sfascia è un altro problema, no? Ma probabilmente non sarà così, e quindi significherà che questa diventerà una delle abilità sulle quali le persone dovranno essere formate. Voi vi rendete conto quindi che su questo si rivoluziona tutto il nostro assetto, no? L'Unione Europea ha già detto da tempo quali sono i problemi. Per questo vi dico, quando uno va a vedersi questi documenti europei, poi trova già tutto, no? E lo trova anche, dato che poi i documenti, che ne so, il piano d'azione imprenditorialità 2020, no? O Entrepreneurship 2020, è questo qua. Quante pagine sono? 35. In 35 pagine c'è tutto, no? Cioè è il condensato di anni e anni e anni di esperienze degli imprenditori, dei lavoratori, dei promotori di policy, dei formatori, eccetera, no? E veramente ho trovato che non ci sono cose che non sono state presentate all'interno del documento. Questo qua è uno schema che esiste da tantissimo tempo, cioè andando a vedere quali sono le difficoltà che le imprese incontrano difficoltà in questi ambiti qua, che sono gli ambiti su cui le politiche devono intervenire. Il primo è quello della regolazione, che significa, che ne so, la normativa sui fallimenti e le insolvenze. Noi per esempio abbiamo un problema che imprenditorialità 2020 affronta in maniera netta.
da noi una persona che fallisce ha fallito, punto. La seconda chance non ce l'ha, no? Perché entra in un particolare, una particolare classificazione, no? Delle persone che lavorano, no? Quindi probabilmente avrà tutta una serie di difficoltà in più. L'Unione Europea ci sta chiedendo a tutti gli Stati di ridefinire queste regole affinché si esca da questa stortura. Cioè, la seconda possibilità la devo dare, perché altrimenti a me piaceva una cosa che diceva, che mi aveva raccontato uno, un buon pugliese a mio avviso, Annibale Delia di, come si chiama? Bollenti Spiriti. Bollenti Spiriti. Che lui diceva appunto che nei programmi che vengono svolti, poi in realtà lui nel modo un po' istrionico che ha di presentare le cose radicalizza molto e sembra che ci siano, lui diceva, quando noi finanziamo progetti ci piace che i progetti non siano scritti benissimo, quelli nell'ambito di Bollenti Spiriti, perché diceva, se io trovo un progetto fatto bene, ha detto, probabilmente mi trovo di fronte a persone che fanno un altro mestiere. Ha detto, se uno invece ha avuto una buona idea e me la mette, magari non me la scrive benissimo, no? Però sento che c'è la consistenza dentro quell'idea, allora significa che, no? Del buono c'è. E se per caso l'idea gli va male, gli richiedo i soldi indietro? Beh, è una specie di tortura, no? Perché allora alla faccia dell'assunzione del rischio. Se tu mi richiedi i soldi indietro, no? Significa che non mi dai la seconda possibilità. So che è un ragionamento che può sembrare strano, no? Perché poi in realtà, perché per esempio mi ricordo che per fortuna a un certo punto ci siamo divisi, ma quando abbiamo sentito Annibale Delia dire questa cosa c'era con me un collega milanese, no, mi rivolgo a lei perché sa chi è, per fortuna a un certo punto abbiamo preso due aerei diversi, perché per tutto il viaggio, no, era ossessionato da questa cosa qui, no? Ma come, no? Non devono restituire i soldi? E poi la selezione che viene fatta sui progetti è una selezione molto stringente, no? Quindi è chiaro che dei criteri sicuramente ci sono, però il fatto che l'iniziativa ti va male significa che quantomeno ti ho dato la possibilità di apprendere dall'errore, e questa è l'altra cosa che nel nostro sistema manca completamente, compreso anche il sistema educativo, manca la possibilità di apprendere dagli errori. Da qualche parte noi ce l'abbiamo come modellizzazione teorica nei nostri studi, l'apprendere dagli errori, no? Però poi nella vita no. Sistema legale, legislazione sulla competizione, benefici sociali, sistema sanitario, tassazione, eccetera. Noi abbiamo tutta una serie di lavori da fare sulla regolamentazione che Entrepreneurship 2020 ci chiede di fare. Quindi su questo bisognerà mettere le mani. Noi siamo tardivi nell'adozione delle richieste comunitarie. Come vi dicevo, per esempio, l'Unione Europea ha chiesto da tanti anni di attuare la strategia garanzia per i giovani. Solo che non avevamo questo problema. Cioè, in qualche misura, le cose funzionavano. Quindi nel 2000 abbiamo fatto anche, c'è un decreto legge che prevede che anche da noi ci sia la strategia garanzia per i giovani, si chiama in maniera un po' diversa, però sostanzialmente quella risponde a quella raccomandazione europea, però non c'è nulla che strutturi quella garanzia, cioè semplicemente si dice il giovane che non trova lavoro va al servizio per l'impiego, è una soluzione all'italiana rispetto alla raccomandazione europea. Oggi abbiamo il problema serio, no? Della quantità di disoccupazione giovanile nel nostro paese, che ci ha costretto a rivedere, e l'Unione Europea ha detto o intervenite o intervenite, no? Non ci ha dato chance, e quindi dal gennaio 2014 avremo questa cosa. Lavorare sulle condizioni di mercato, facilitare l'accesso ai mercati esteri, quale grado di coinvolgimento c'è da parte del sistema pubblico, no? Nel mercato domanda-offerta e così via. L'accesso al credito, giustamente lo sottolineavi, quando si parla di economia della conoscenza,
un sorriso mi viene, no? Perché questo ingenera delle storture, no? Sembra che la conoscenza sia una sorta di capitale. Se uno i capitali finanziari non ce l'ha, ci può avere tutte le conoscenze che vuole, ma rimane dov'è, no? Lo dico perché sono nate una marea di società di consulenza, di gente anche molto brava, ma senza capitali non vai da nessuna parte, no? Hai bisogno di avere le spalle un pochino forti. Creazione e disseminazione di conoscenza. Noi stiamo per completare una ricerca sul modello, in Europa lo chiamano il modello della tripla elica, che significa ruolo delle imprese nell'innovare, ruolo dei centri di ricerca, delle università, eccetera, nel trasferire innovazione, ruolo del pubblico, il terzo motore, nel facilitare questi passaggi. Stiamo facendo una ricerca che per adesso i risultati sono blindatissimi, no? Però la finiamo a dicembre. I tre luoghi in cui si sta facendo la ricerca sono il Veneto, il Piemonte e la Puglia. Quindi io poi magari anche attraverso l'Associazione Mille Piedi vi faccio avere un link a questa Roma. Le competenze imprenditoriali, la cultura imprenditoriale. La cultura imprenditoriale, vado prima lì perché mi è più semplice. La cultura imprenditoriale vuol dire gli atteggiamenti sociali verso l'imprenditorialità. Ci sono scuole che fanno attività in cui mi hanno detto che la resistenza che incontrano da parte dei loro colleghi è: che cos'è questo scatto berlusconiano? No? Che è una denigrazione, ovviamente, inteso come denigrazione. L'imprenditorialità è vista come una cosa quasi negativa. Io sono convinto che, per esempio, se noi, come è stato fatto nel dopoguerra, intensificassimo le trasmissioni televisive sull'imprenditorialità, perché noi per esempio abbiamo una marea di trasmissioni sulla cucina. Questo fa di noi tra i migliori cuochi al mondo, perché facilita anche la creazione di una cultura positiva nei confronti della cucina. Cioè, guardate che ha un impatto spaventoso. Mi dicevano che negli Stati Uniti, quando ci sono delle cadute, no, di vocazione professionale, per esempio rispetto all'entrare nel corpo dei Vigili del Fuoco, lo Stato finanzia i film sui Vigili del Fuoco. No, così, no? Perché almeno la gente si appassiona e c'è gente che vuole andare a fare il Vigile del Fuoco. Quindi queste cose qua saranno anche comunicazioni di massa, di quelle, no, dei persuasori occulti e quant'altro, però entro certi limiti possono essere anche considerate positivamente. Sull'educazione e l'imprenditorialità ci manca proprio un atteggiamento sociale favorevole, anche perché in questo periodo ne abbiamo viste di tutti i colori, quindi io credo che la credibilità che hanno gli imprenditori in questo periodo sia estremamente bassa. Il mindset imprenditoriale è la cosa di cui noi stiamo parlando, cioè l'imprenditorialità è quella, è il mindset imprenditoriale. Poi ci sono le competenze, che quindi sono... ci sono tutta una serie di cose che noi possiamo imparare a fare, eccetera, no? Lì c'è messa anche l'educazione all'imprenditorialità, perché è messa lì, però per me sarebbe bene anche dall'altra parte, perché l'educazione all'imprenditorialità mi provoca la creazione di competenze imprenditoriali, però mi crea anche la cultura imprenditoriale. Quindi è un qualcosa, l'educazione all'imprenditorialità, che sta da una parte e sta dall'altra. Ora, noi abbiamo fatto, come vi dicevo, noi abbiamo fatto una ricerca, perché a un certo punto è nato un po' casualmente, vi devo dire, è partita un po' così, no? È partita un po' per caso, però era prevista un'indagine che vedesse alcuni casi, no, di educazione all'imprenditorialità. La casualità sta nel fatto che mi è finita nel mio gruppo di ricerca. Io ho cercato di dargli un senso a quell'attività, no, che non mi apparteneva fino in fondo, ma ho cercato di dargli un senso rispetto alle cose che normalmente facciamo.
E mi sembrava che l'unico senso che potesse avere andare a vedere dei casi di buona pratica era quello di ricavare delle linee guida. Cioè, ho detto, o usciamo fuori con una cosa del genere, o altrimenti ha poco senso che diciamo in Regione Puglia c'è bollenti spiriti perché è stato uno dei casi che siamo andati a vedere. Ah sì, è questa. Sono perso. Ah, eccolo qua. Noi per esempio siamo andati a vedere da Junior Achievement in Lombardia, che è un'associazione americana, però sta un po' dappertutto nel mondo ed è una sorta di, chiamiamola ONG, no, che promuove l'educazione e l'imprenditorialità nelle scuole. È molto, molto attiva, fa veramente parecchie cose. E siamo partner di un loro progetto che prevede la formazione di 4.000 insegnanti in 18 paesi UE. No? A Bologna c'è la Fondazione Aldini Valeriani, poi il CNA che ha fatto delle cose molto buone e insomma il resto lo vedete da voi. Qui eravamo andati a vedere una cosa che è stata realizzata da Andria, da delle scuole, e il programma Bollenti Spiriti. Quindi contiene cose diverse, per cui ci sono l'iniziativa della scuola, il sistema, no? E le politiche. Ci sono cose molto diversificate tra loro. Cosa abbiamo fatto oltre a questo? Abbiamo, oltre al case study, abbiamo analizzato le politiche europee e nazionali in materia di educazione e imprenditorialità e poi l'abbiamo correlato con tutte le altre ricerche che stiamo svolgendo, no? E di cui alcune cose vi ho accennato strada facendo stamattina. Abbiamo elaborato un documento, c'è il punto 3 di cui vi dico tra mezzo minuto. Abbiamo elaborato un documento e a un certo punto ci siamo detti vediamo di confrontare questo documento prima di farlo uscire, cerchiamo di dargli una legittimazione anche da parte di stakeholders del sistema. E quindi abbiamo costituito una rete, in realtà non era una rete, era un workshop. La rete lo è diventato subito dopo. Dentro c'è il Ministero del Lavoro, due direzioni del MIUR, Regioni, Veneto, Puglia, e si sta ampliando, l'Agenzia Nazionale per il Lifelong Learning, per il programma, Union Camere, la rete ITER è una rete di comuni, quindi di enti locali, Confindustria, perché c'è il suo settore education, no? Che promuove l'imprenditorialità nelle scuole, agenzie ed esperti di educazione e imprenditorialità, adesso stiamo includendo anche ASFOR, che è l'associazione delle scuole di formazione manageriale, e l'European Training Foundation, non so se lo conoscete, è un'agenzia europea con sede a Torino, che promuove la formazione e l'educazione nei paesi con i quali abbiamo partnership o che sono limitrofi, quindi dalla Russia ai paesi del Mediterraneo, eccetera. No? E, quando abbiamo fatto questo workshop, noi abbiamo avuto una sorpresa, perché abbiamo presentato questo lavoro e loro ci hanno detto finalmente qualcuno che mette in rete chi fa le cose. E noi non era partita così, la nostra idea era quella di farci validare il documento. E quindi da lì è nata la rete, no? Quindi stiamo organizzando un nuovo incontro della rete, no? Su alcuni temi specifici. Lo stesso documento poi sono andato a presentarlo in sede europea, e dove è stato validato anche lì. No? E quindi insomma è uscito fuori un buon lavoro. Perché ogni volta insomma l'abbiamo un po' aggiustato, no? Così man mano che venivano fuori delle cose. Fondamentalmente il nostro documento individua alcuni fattori che noi abbiamo considerato di successo per la realizzazione delle iniziative e alcune precondizioni.
Cioè queste precondizioni ci sono assolutamente necessarie per poter, ma che, quando parliamo di precondizioni vuol dire che devono esserci delle precondizioni di policy, no? Quindi le attività che vengono svolte possono essere svolte dalle regioni o dalle agenzie. Le precondizioni dovrebbero essere precondizioni che vengono costruite dallo Stato, fondamentalmente. Uno dei primi fattori di successo è che ogni iniziativa deve prevedere alcune cose, ve lo anticipavo, alcune cose sono assolutamente intuitive e date per scontate. Però sarebbe un crimine non dirle, no? Una è creare forti partnership tra insegnanti, imprenditori e comunità locale. Diversamente le iniziative non hanno alcun successo. È una cosa che l'Unione Europea va dicendo da tantissimi anni, no? E soltanto ultimamente viene un pochino più considerata all'interno delle iniziative. Ora, tenete presente che ovunque io mi muova sui temi nostri, c'è un termine che è una specie di parola chiave che mi ritorna in continuazione, che è integrazione. Se parliamo dell'innovazione, integrazione tra i soggetti, tra le risorse, eccetera. Se parliamo di educazione e imprenditorialità, integrazione. Se parliamo di formazione continua, integrazione. È un paradosso che può essere spiegato dal fatto che mancando le risorse l'integrazione è diventata una necessità, no? Però è diventata una fortuna, perché questo costringe tutti coloro che prima non si parlavano a doversi parlare e quindi a superare dei limiti. Noi oggi abbiamo che, rispetto però a come lo diceva, che ne so, 10 anni fa, 15 anni fa l'Unione Europea, che diceva costruite delle partnership forti tra mondo scuola, mondo della formazione, imprese, comunità locale, oggi ha un significato diverso, perché lo stesso concetto di comunità locale è diventato più complicato. Se voi pensate alla vostra comunità locale, sicuramente avete una cosa in mente. Se lo chiedete ai vostri genitori, hanno un'altra cosa in mente, no? Perché nel frattempo le comunità locali si sono profondamente trasformate. A me capita spesso di andare in Romagna. Le comunità locali si sono trasformate, volendo, perché sono entrate persone di altre culture, altre nazionalità, perché le aziende della Romagna hanno relazioni con altre culture e altri luoghi del mondo. Allora, è chiaro che anche la comunità locale subisce una trasformazione che non è quella... vorrei dire una cosa senza dire una cosa politica. Come si fa? Non è quella chiusa della comunità, no? Dei bergamaschi, piuttosto che, no? Non è quella delle radici culturali, no? È qualcosa che ha delle radici aperte al mondo, no? Quindi in quel modo lì comunità locale ha un senso. Allora significa che noi dobbiamo intervenire per facilitare il rapporto tra imprese, scuole, e che quando gli insegnanti costruiscono dei piani di educazione all'imprenditorialità considerino, abbiano chiaro quali sono gli sbocchi che in quelle comunità potranno avere le economie locali. Quando parliamo di educazione all'imprenditorialità parliamo di insegnanti che, io non so se voi vi rendete conto di quante cose avete scritto qui parlando degli imprenditori. A me piacerebbe conoscere una persona che ha tutta questa roba qui, no? È chiaro che ci sono diversi gradienti di padronanza, no? Di queste competenze, ma poi alla fine ci sono tutte. Quando parliamo di educazione all'imprenditorialità parliamo di insegnanti che vanno ben al di là della loro configurazione reale, no? Perché dovrebbero avere delle competenze molto, molto ampie. L'altro, il modello dell'alternanza scuola-lavoro, questa è una policy, no? E noi sappiamo che il modello dell'alternanza scuola-lavoro è il modello che sta funzionando di più per avvicinare le competenze che vengono sviluppate dai giovani al contesto lavorativo. Quindi l'alternanza scuola-lavoro rappresenta un modello rilevante per lo sviluppo di imprenditorialità, ma da solo non funziona.
Allora, c'è un'interessante ricerca di Unioncamere dove a un campione molto ampio di giovani hanno chiesto, tra le altre cose, hanno chiesto informazioni sulla loro predisposizione ad aprire un'attività autonoma. E quello che ne emerge è che i giovani che non hanno mai partecipato ad attività lavorative, non hanno mai lavorato, sono più propensi ad aprire un'attività autonoma di coloro che hanno lavorato. È strano, no? Allora, ci sono due interpretazioni, una malevola e l'altra no. L'interpretazione malevola dice che uno quando si rende conto che cosa vuol dire mettere su un'impresa se ne guarda bene poi dal metterla su, no? Così, no? E questa è l'interpretazione malevola. L'altra, a cui io personalmente credo un po' di più, è che se io sono giovane e vado a prendere confidenza col mondo in un contesto, come le papere di Lorenz, un paragone è un po' infelice chiamare papere, però come le papere di Lorenz subisco l'effetto imprinting, no? E quindi seguo quella direzione. Non so se mi sono fatto capire. Quindi per me l'elemento sfidante non diventa più aprire un'impresa, ma diventa come mi potrei collocare all'interno di un'impresa, no? E avere successo in quell'impresa. No? Quindi è semplicemente il fatto che... Quindi l'alternanza scuola-lavoro è un ambito in cui avvicinare le competenze che vengono apprese in ambito educativo al contesto lavorativo, ma non è sufficiente. Non è sufficiente per creare imprenditorialità, ma è indispensabile. L'altro sulla formazione degli insegnanti, nuovi modelli, nuove metodologie. Ieri sera a cena mi è capitato di parlare con una persona che mi raccontava che nel 74-75 aveva promosso in scuole di un quartiere di Milano particolarmente complicato, di fortissima immigrazione, con un'intensa quota di microcriminalità. Immaginatevi che cos'erano queste scuole, e disse che fecero delle sperimentazioni che poi diventarono sistema dell'orientamento, del modello dell'orientamento al compito. Fu un modello pedagogico che ebbe un certo successo in alcuni contesti, che significava questo: è inutile che io gli vado in un contesto così, no? Degradato, io vado lì con la pretesa di insegnargli qualcosa di molto elevato, come l'infinito del Leopardi, e pretendere che questa cosa qua elevi la persona, perché probabilmente è il sistema educativo più sbagliato. Se io invece vado lì con un compito, no? E dico, allora, per aprire un negozio, no? Che cosa ti serve fare? E che funzioni secondo le regole, che cosa ti... No? E quindi, insomma, fai una sorta di business plan, eccetera. Beh, quelli stavano lì in classe, no? Non è che prendevano, come succedeva, la bicicletta, andavano in giro per i corridoi della scuola, no? Così, no? Stavano in classe e lavoravano su quella roba. 75. La scuola ha una grande proprietà, la nostra scuola, che fa sperimentazioni e poi se ne scorda. Ultimamente sto parlando con un'università americana a Roma che stanno facendo una cosa e me ne parlano come se fosse una cosa assolutamente nuova e mi dicono ci facciamo dare piccolissime quote da imprese per sviluppare dei piani, che ne so, 1.000 euro che serviranno per comprare il computer, no, piuttosto che e viene. È come se ci fosse una commessa, un gruppo di lavoro nella scuola, all'università. Si lavora, che ne so, sulla strategia di marketing per la rivitalizzazione di un prodotto. Se per caso esce fuori qualcosa di interessante, l'azienda ci ha guadagnato qualcosa, altrimenti ci ha rimesso 1.000 euro, ha fatto un'opera di bene, no? E su questo stanno quindi lavorando per creare l'Institute of Entrepreneurship dentro questa università, impostandolo in questa maniera qui, quindi non lezioni, no? Ma è tutto basato sulla peer education
e i docenti intervengono solo per creare i momenti di sistematizzazione. È diversa questa cosa qui da quella del 75? No. Però oggi mi dicono quelli di questa università, la sperimentazione la facciamo anche abbastanza, perché se all'interno dell'università si rendono conto dei conflitti procedurali, perché non è la resistenza al cambiamento, la resistenza al cambiamento è una storia un po' banale. Il problema della resistenza al cambiamento è dovuto al fatto che io ho un insieme di procedure. Tu mi fai una cosa nuova che mi costringono a rivedere tutte le procedure, no? Mi costringono a rivedere l'organizzazione, una serie di cose, e quello è un problema. Allora, la peer education, scusate, qualche termine inglese, il learning by doing, no? E le esperienze di shadowing sono tre modelli, no? Che all'interno delle metodologie per le quali devono essere formati gli insegnanti, abbiamo notato creano il successo delle iniziative. Cioè se vengono fatti così, i corsi funzionano. Diversamente, no. Cioè questa roba qua non la sviluppate mai, no? In modo diverso da questo qui. Contraltare appunto che ci sia un ruolo attivo dei giovani, no? Quindi che venga promossa che venga promosso il ruolo attivo, è meno banale di quello che sto dicendo, no? Nel senso che chiaramente all'interno di un sistema educativo che non prevede l'errore, io devo introdurre la possibilità di valorizzare l'errore. È quasi copernicano. Qui c'è stato sempre Annibale D'Elia che mi ha divertito molto una volta, sempre di Bollenti Spiriti, sul protagonismo dei giovani nel quadro più generale della cittadinanza attiva, che lui diceva, ha detto, l'avete mai visto quei convegni, ha detto, che vengono fatti sull'imprenditorialità giovanile? Dove, o sugli sbocchi occupazionali, dice, dove si vanno a prendere con gli autobus i giovani dalle scuole, si riempiono gli autobus, il modello è quello della deportazione, non così, no? si riempiono gli autobus, vengono portati dentro una sala convegni, io ci ho visto anche la presentazione del rapporto sulla classe dirigente, e in genere quello che ho visto fare anche io in quell'occasione è che vedo i giovani delle scuole secondarie che sono lì, che si messaggiano, cazzeggiano, si mandano le cose, no? Così. Perché il protagonismo dei giovani significa che io non posso pensare che c'è un gruppo, che c'è un gruppo di cinquantenni, sessantenni, eccetera, che dice che cosa è possibile fare per i giovani. E mi piaceva quando D'Elia, ribaltandomi Kennedy, no? Disse, dovremmo chiederci che cosa i giovani potrebbero fare per noi. Questo è interessante, no? Quindi, e questo significa che devo cambiare questo, devo proprio trasformare il contesto educativo. Le cose funzionano quando ci sono i testimoni, no? D'impresa, le testimonianze d'impresa. Il sesto punto, il volontariato d'impresa. Anche qui, è vero fino a un certo punto, quando voi vi trovate a confronto con un imprenditore c'è un modello di riferimento, finalmente se ne vede uno, no? E si vede come funziona un'impresa. La cosa che abbiamo notato è che però più grande di età è l'imprenditore e meno funziona. Un giovane si identifica con un giovane, non si può identificare con un signore che all'epoca sua aveva delle condizioni di partenza completamente differenti. L'innovatività. All'interno dei programmi di educazione all'imprenditorialità, il tema dell'innovazione deve essere assolutamente portato avanti. Questa cosa si lega molto anche col nono, con la dimensione europea. Quando voi vi siete presentati, avete tutti fatto riferimento, quasi tutti, insomma, no, ad esperienze
anche europee, no? O ai programmi di mobilità, no? Ragionare in quei termini significa, per quanto ne sappiamo noi, e poi non so se è stata anche la vostra esperienza, ma quando ne parlo con quelli dell'agenzia Leonardo, che ce l'ho sullo stesso piano, loro mi dicono che i partecipanti hanno spesso modificato il proprio progetto di lavoro in quelle esperienze, ma addirittura il proprio progetto di vita. Cioè il fatto di andare in un altro paese significa che comincia a vedere le cose in maniera diversa. E l'innovatività io l'apprendo confrontandomi anche con altri sistemi. Da ultimo, per quanto riguarda lì l'ultimo fattore, che era l'ottavo, il penultimo, non funzionano gli avvisi che prevedono una separazione tra formazione e creazione di impresa. O meglio, posso farli nell'ambito dell'educazione all'imprenditorialità nelle scuole, e funziona, perché poi avrò un effetto trascinamento, però all'interno della formazione non funzionano. Se lo faccio nella formazione professionale, devono essere collegati poi con la creazione di impresa, altrimenti promuovo le capacità imprenditoriali e poi li mollo lì. No? Io vi stavo raccontando anche della Youth Guarantee, no? Della garanzia per i giovani. La cosa che noi stiamo proponendo come ISFOL è che vengano, sulla base delle esperienze nord europee, accennavamo nel break, sulla base delle esperienze nord europee, che vengano messi a disposizione una serie di servizi che in Europa fanno parte, no, di alcune misure di policy, tipo in Finlandia esiste un servizio di counseling telefonico. Cioè io ho una mia piccola impresa, chiamo a quel numero, rimango anonimo, cioè io posso rimanere anonimo anche al mio interlocutore e gli parlo delle mie difficoltà finanziarie. Dall'altra parte io ho un counseling, no? Cioè per cui si attiva lo scambio di mail, documentazione, eccetera, no? Così, fino al punto che se quello decide di rompere l'anonimato, no? Poi si parte con un counseling più stretto. Però già il counseling telefonico viene fatto. Il coaching. In Inghilterra c'è un servizio di coaching. Come viene fatto? Il governo inglese certifica i coach e dice: questi secondo me lo sanno fare, perché rispondono ai determinati requisiti. Come è nella mentalità inglese, il governo dice: comunque non è che t'ho costretto a diventare imprenditore, lo vuoi fare tu. Quindi vai lì, io ti certifico che quelli lo sanno fare, poi te lo paghi tu, no? E questo è il sistema. Ma minestrone. sempre in Inghilterra, anche lì c'è un servizio di mentoring, quindi viene messa a disposizione una persona che ha una forte esperienza imprenditoriale e che può, ovviamente te lo devi pagare tu sempre, no? Ma che può venire come temporary manager all'interno della tua impresa per seguirti alcuni processi. In generale, andando a vedere i modelli di promozione dell'imprenditorialità, noi abbiamo, qui lo dico, qui lo nego, tanto c'è la telecamera, è come se ci fossero dei modelli che vanno tra due estremi e che in qualche misura rispondono anche a una nostra, a un background culturale che investe anche il fatto religioso. Cioè i paesi di matrice cattolica prevedono che tu prendi la persona, la consigli, la formi, lo sostieni finanziariamente per creare la propria impresa, lo segui per un certo periodo finché ce la fa da solo, no? I paesi di protestanti, no? Così, no? Quindi quelli nord europei, eccetera, che dicono: ti creo tutte le condizioni, no? Per poter attivare una tua attività, però se io ti dessi una mano ti farei più del male che del bene, no?
Ora, io credo che noi dovremmo trovare delle giuste, dei giusti gradienti, dei grigi, no? Tra questo bianco e questo nero, no? Attualmente il modello della garanzia per i giovani prevede, però deve essere ancora fatto i conti, devono essere ancora fatti i conti con le risorse, ma sta più sul primo versante. Quindi i servizi per l'impiego saranno i luoghi in cui rivolgersi per l'accoglienza. A seguito dell'accoglienza noi abbiamo chiesto che non ci siano tante storie su questo, no? Che cioè vengano prese in considerazione per stornare, diciamo, non sull'attività imprenditoriale, solo quelli che vogliono farlo, no? Senza andare lì a fare bilancio delle competenze, vediamo se tu puoi essere un imprenditore o vai meglio per un lavoro. No, cioè, se uno lo vuol fare, lo si indirizza. Ci sarà il concorso delle camere di commercio locali, che ancora bisognerà decidere se si interverrà attraverso un modulo di formazione per tutti, no? Che diano quelle competenze di base per tutti, e ci sia l'assistenza alla costruzione del business plan e quindi poi al reperimento dei fondi e alla creazione dell'impresa. Verranno lasciate molto aperte le maglie, no? Perché l'Italia è tanta, vasta, con tanti problemi e tante opportunità. Quindi, per esempio, è possibile che possano concorrere anche le organizzazioni imprenditoriali, no? Per esempio per assistere durante la fase di crescita. Noi stiamo proponendo che vengano valorizzate le esperienze di co-working o in altri contesti, nelle università, i contamination lab, no? Cioè dove vengono dati a disposizione degli spazi a dei giovani che possano mettere insieme le proprie idee e cominciare a creare, attraverso anche dei sostegni, no? Le proprie attività imprenditoriali. È l'evoluzione dell'idea degli incubatori. Un'ulteriore cosa che stiamo vedendo, se può esserci, è appunto la certificazione di servizi presso i quali appunto si possano rivolgere i giovani. Tutto questo risponde non soltanto alla strategia garanzia per i giovani, ma risponde anche al documento Entrepreneurship 2020. La cosa che l'Unione Europea ci chiede, ci sono tre pilastri fondamentali del documento. Dato l'orario, mi avvio verso la chiusura. Ci sono tre pilastri fondamentali. La linea d'azione 1, che è quella che più interessa a me, è quella dell'istruzione e formazione all'imprenditorialità per sostenere la crescita e la creazione di imprese. La seconda linea di azione è creare un contesto in cui gli imprenditori possano prosperare e crescere, che significa accesso ai finanziamenti. Cioè, rispetto a quella cosa che abbiamo visto creare le condizioni di mercato, intervenire sulla regolazione, sull'accesso al credito, no? Cioè esattamente lavorare su quei punti lì. Tenete conto che quando l'Unione Europea lo chiede, tocca farlo, no? Una delle cose che riguarda la linea d'azione 1, non ve l'ho detto, ma quelli lì sono i fattori di successo, quelli che vi ho illustrato. Una delle condizioni, secondo noi, è che, e poi l'abbiamo trovato scritto nel documento qui, è che l'educazione all'imprenditorialità faccia parte del curriculum scolastico del Ministero dell'Istruzione. Cioè non può essere che gli insegnanti fanno delle attività, no? E le fanno carine, perché non può avere la stessa valenza l'educazione dell'imprenditorialità col corso di chitarra elettrica, no? Cioè devono essere cose distinte, cioè il corso di educazione imprenditorialità fa parte del normale curriculum di studi, no, dei giovani, perché o è considerato una life skill oppure no.
imparare la chitarra elettrica è una cosa tua, no? Non è una life skill, no? Quindi ho lavorato con scuole che facevano i corsi di chitarra elettrica, fantastico. Quindi il fatto che questa cosa si debba fare significa che questo sarà lo sviluppo dal 2014 in poi. Sostenere le nuove imprese nelle fasi cruciali del loro ciclo vitale e aiutarle a crescere significa le cose di cui stiamo parlando, cioè certificare dei servizi. Incoraggiare nuove opportunità imprenditoriali nell'era digitale significa che l'Unione Europea ci impone, giustamente, delle scelte in termini di settori su cui investire. Abbiamo un digital divide ancora rilevante nel nostro paese. Agevolare il trasferimento di imprese, noi abbiamo un problema enorme su questo, il fatto che del passaggio da genitori a figli, oppure il passaggio tra generazioni diverse, dove non c'è un rapporto familiare. Una volta sono andato a seguire una conferenza in cui c'erano diversi relatori, fu organizzata benissimo, c'era dalla Cina alla Germania, no? Alla Spagna, e venivano messi a confronto in breve tempo alcuni sistemi per il trasferimento delle imprese. La Germania nella sua teutonicità faceva delle cose fantastiche, cioè nel senso che il sistema bancario, poi loro, da loro funziona così come abbiamo visto, ma il sistema bancario, nel caso in cui le imprese abbiano delle difficoltà e c'è un problema di trasferimento, intervengono. Cioè nel senso che dicono, ok, se tu vuoi continuare ad avere i finanziamenti, ma ti devi sottoporre un programma che ti facilita il trasferimento, no, dell'impresa. E quindi ti danno, te lo pagano anche, ti pagano anche dei consulenti, no, che ti aiutino in questo passaggio. Da noi non sarà possibile fare una cosa del genere, nemmeno la auspico tanto, no? Nel senso che lì poi il rapporto è in mano alle banche, no? Però insomma è una cosa che a noi manca assolutamente. Trasformare il fallimento in un successo, quando leggiamo cose del genere significa che stiamo su un altro pianeta. La linea d'azione 3 invece è sui modelli di ruolo e il coinvolgimento di gruppi specifici, come lo chiamano loro. Cioè, i modelli di ruolo significa proprio, intervengo sull'ultimo, no? Sugli atteggiamenti sociali verso l'imprenditorialità, e se voi vi andate a vedere dov'è che hanno prodotto più risultati le politiche per l'educazione all'imprenditorialità in altri paesi, voi vedete che hanno preso a riferimento soprattutto alcuni target. Le donne, per i quali c'è un più forte problema di partecipazione alla vita attiva, e gli immigrati, per i quali c'è un più forte problema di integrazione, di inserimento lavorativo. Quindi la linea 3 riguarda l'inclusione sociale nelle attività colleghe, inclusione sociale e sviluppo dell'imprenditorialità, e si rivolge quindi a donne, anziani, migranti, disoccupati, in particolare i giovani. Allora, alla fine, politiche nazionali e politiche europee si legano in misura stretta. Questa era la cornice che secondo me è sul quale un po' strutturato questa mattina. Necessaria per capire, nel momento in cui escono alcuni programmi, non sono idee fantastiche che sono venute, no, ad alcuni, ma è un tutto che si lega, no, all'interno dell'Unione Europea, è un tutto che si lega e che fa parte di un unico disegno. Il disegno di sviluppare l'imprenditorialità è, vi ricordate quando Berlusconi andava a dire in giro che si sarebbero creati 4 milioni di posti di lavoro? Allora, in realtà l'Unione Europea lo dice questa cosa qui, no? Cioè, ma non la dice così male. Dice, se io ho la capacità di creare delle microimprese o delle imprese individuali,
e ne creo ad esempio 1 milione, ho risolto il problema di 1 milione di persone. In realtà ho risolto il problema di 2 milioni di persone se io attuo anche delle politiche per le quali possono prendere il collaboratore, no? E quindi loro dicevano, dobbiamo lavorare su 3 assi. Promuovere la creazione dell'impresa individuale, promuovere l'assunzione del secondo nell'impresa, promuovere la crescita della microimpresa per assumere nuove persone. Quindi praticamente intervengo su quella fascia molto piccola, perché se voi confrontate quante aziende piccole diventano grandi negli Stati Uniti, in Cina, in Europa non abbiamo aziende piccole che diventano grandi. E se ci pensate diventa strano pensarlo, no? Cioè come faccio a pensare che un'azienda di uno mi diventa una grande impresa? Io non ce la faccio. Ma quando penso alla California dei Bill Gates o dei, no? Delle persone che sono nate con l'idea nella cantina, degli Zuckerman e quant'altro, stiamo parlando di politiche che hanno incentivato la creazione della microimpresa e che sono riuscite anche a coltivare, hanno creato le condizioni di policy per portare avanti le dimensioni, no, dell'impresa. Tutti i programmi di cui parlerete successivamente fondamentalmente nascono da queste considerazioni qua. Grazie. Grazie davvero. In bocca al lupo per tutti, nei vostri progetti. Ciao.